cari amiche, cari amiche, cari amici, bentornati, bentornate, bentornato su Free Playing, il podcast delle chiacchiere in libertà sui videogiochi e sui dintorni. Io sono Bruno Barbera, con me c'è Simone Cognome. Ciao Simone. Ciao Brunone. E inoltre stasera abbiamo con noi il mitico Davide. Ciao Davide. Ehi. Grande ritorno Mirko direttamente dagli USA. E presto dalla tomba. Ciao a tutti. Ciao Mirko, grande Mirko. E il mitico Fabio, Fabio De Felice. Ciao Fabio. De, ciao a tutti. De. E inoltre da direttamente da Star Wars il nostro grande Aurelio Maglione. Ciao Aurelio. Ciao a tutti. Hai fatto la voce buona. Aurelio, sono tuo padre Maglione. Infatti. Che è tutto l'effetto fatto ad hoc questo, che credete? Sì, infatti stiamo sperimentando, cari amici, perché Free Playing non si ferma, Free Playing sperimenta, Free Playing fa. E quindi, cari amici, stasera iniziamo. Io avrei una comunicazione da fare, ne parlavo oggi anche con Simone. Oggi è l'anniversario. No. Oggi è l'anniversario, purtroppo, dell'incidente di Sitch. Quindi, ciao Sitch. Io volevo dire solo una cosa, che noi, insomma, ogni tanto sembra che passiamo il limite, ma è soltanto perché a noi ci dà fastidio che, insomma, si banalizzi un po' certi eventi in maniera così consumistica sui social network, un po' come... Quindi sappiate che l'uscita del nuovo iPad è una cosa a cui portare rispetto. Infatti. Sitch in moto, ragazzi. Esatto. Sento già gli zoccoli e lo sferracchiare del fuoco degli inferi. A proposito di Sitch, volevo anche fare un piccolo messaggio di servizio, una piccola precisazione. Praticamente c'è il nostro fiero Babbre che va un po' in giro a lanciare messaggi alle Game Princess sotto false spoglie di motociclista. E spoglie, mai parola fu più adatta, Bruno. Mannaggia, è tutto un discorso studiato questo, caro Porca troia. E quindi, insomma, quanto telefona al Papa, telefona a tutti, se no entra pure in live a un certo punto e ci caccia direttamente a casa. Ci caccia dall'esistenza. Esatto, ritmo di samba, però. E niente, insomma... Ma a proposito di Papa, anzi di tango. Tu vuoi uscire il DLC in cui puoi interpretare il Papa, quindi tutto torna pieno. No, Crusader King. No, scusa, non capito. Da dove inizia il ragionamento in cui i Pokémon rilasciano un DLC per perché essere Papa? Stavate parlando di quello prima, non ho capito il titolo. Che cos'è che ci sta la sto DLC? Crusader Kings 2. Ah. No, è bello Pokémon. Pokémon Kings 2. Magari così puoi cancellare il salvataggio. Anzi, puoi mantenerlo. Francescone dice. Salvataggio. No. Io poi faccio i Pokémon che usa il Papa, che bella roba. Chissà, No, ragazzi, non ci andiamo a infilare, io devo chiudere il microfono, se no. Vabbè, no, comunque stavo dicendo, il nostro amico Babbre, lui è un Dai, po' così... si dissocia, è un po', no, non è che ci dissocia, però è un po' discolo Babbre, quindi però lui scherza, quindi sappiate che poi lui c'ha sta fissa che noi dobbiamo invitare le Games Princess su Free Plan, quindi care Games Princess, se ci ascoltate, se ci sentite... Insomma, care principesse, se volete venire, insomma, qui a farci compagnia. Ups, sta cadendo il microfono, scusate, a parlare di ste cose un po' la situazione si fa incandescente. Care sotto. Scusa, care principesse, se volete partecipare anche voi a una puntata di Free Playing, non vi resta che, insomma, contattarci, noi diciamo che siamo qui in attesa che... Diciamo che se la nostra agenda è vuota potremmo liberare un posto in una puntata. Bravo Davide, facciamo quelli hard to catch. Comunque, hard soprattutto. No, non c'è Rud e c'è Bruno che ci sogna. Esatto, i neologismi anglofoni. Sì, infatti tra l'altro Rud però sta in chat, lo salutiamo. Ciao Rud, stasera diciamo che c'è un po' il pienone, quindi magari... Sei un po' in panchina Rud stasera, va bene, no? Dirlo così. Prima agli italiani, l'Italia agli italiani. Vedi, avevamo fatto le scuse, ma già stiamo cominciando a fare di nuovo gli interessi per le prossime scuse. Comunque, gli scusate. Dobbiamo invitare. Ma ve lo ricordate la parodia della Mai Dire? Sì, il sì. Mario è lo zingaro, però è bravo. No, comunque dicevo, caro Rod, stasera siamo un meglio po' affollati. Meglio essere zingaro che essere procio.
siamo un po' affollati, caro Rod, quindi ci, magari lo facciamo entrare dopo a Rod, dai, facciamo, diciamola così. Sì, ma sì. E quindi Zingari e cosa? Tra l'altro io rispetto... No, manca nessuno, c'è la checklist, Bruno. No, no, in effetti me la sono un fatta. Un po' di terroni, un po' di parolacce a Davide. No, la checklist me la sono fatta, però adesso sto... guardando quella sbagliata perché c'ho in mezzo una colonoscopia. Giusto. Che non c'entra con free playing. Mazza d'Aurelio, cioè, su YouTube. No, tu ecco sei... qua. Bruno hai scritto, capito, medicina 33. Prostatic Advent Journeys. Che dovevo dire? Ah sì, quindi insomma, cari amici, ricordatevi sempre che ci trovate su www.freeplaying.it, dove trovate pure tutti i nostri link per i social network. Facebook, Google Plus, Twitter, YouTube, Steam, Twitch, ma soprattutto trovate il nostro social network preferito, PayPal, che vi ricordo, Davide facci sentire Davide. Il tuo personaggio Davide, faccelo sentire. Di qualcosa Davide. Buongiorno, sono Minchia, Davide. Minchia, che qualità del bellissimo suono. Pensate amici, questa qualità del suono è stata permessa grazie a voi. Grazie a voi, grazie e a Squarespace. Mamma mia. Riusciamo a reggere 5 minuti. Ci arriviamo agli argomenti, facciamo tipo 2 ore tutto così, così. Tutto così. Oh, sì, ma queste cose perché Freeplank non è gratis, è la potrebbe capire. Tra l'altro io farei una città, vabbè, tanto ci dobbiamo arrivare, non so se hai detto la finezza nella scaletta che è tutta presa da le frasi promozionali del sito della Apple, però girate su Freeplank, quindi. Sì, tra l'altro devo dire una cosa. È efficacissimo questo per gli ascoltatori che non hanno letto la scaletta. No, se tu diciamo la scaletta se la leggono tutti gli ascoltatori. Pezzi, infatti io devo rappresentare la minoranza di quelli che non tu la leggono. Fai come Mughini, signorini, che oh, per me quello Tini. Che vuoi, cacciato dalla casa, che gile orrendo. Che... Sì, esatto. Signorini. No, comunque Free Playing Air, la forza senza l'intelligenza, Free Playing Air, la potenza non è mai troppa, Free Playing Pro, Bruno Barbera, Simone Cognome, Fabio De Felice, sempre. Davide Alessandro Fiandra, Aurone Maglione e Co, cioè Mirko, poter ascoltare... Mirko Co, guarda Mirko. Poter ascoltare ciò che vuoi, non a prezzo, Free Playing Retina, tutta la potenza che vuoi, tutto il giorno, hai Free Playing, tagliato per ascolti incredibili, bla bla bla. No, io volevo dire un'altra cosa, però mi è passata di mente. Inoltre, cari amici, come potete vedere, Google c'aveva la funzione che quando uno scriveva abbassava il microfono. E invece lo alza. Adesso lo alza. Esatto. Solo per noi, solo per stasera. Pensate che è il compagno di stanza, è il vicino di Davide che scrive sulla tastiera e si sente. Che non dire compagno di stanza, Davide, che è quella gente è che vicino, è vicino, male. Tutto il vicino. E... allora io provo a spostare il microfono qua, come mi sentite? Qua proprio... sei proprio, mamma mia, perché non ti prendo la radio DJ? Ah no, stavo... perché c'è già Gu. E poi Gu e Da non funziona. Hanno già la loro quota di gente speciale, ma dai, Gu, è bene. Ah, ma dici che quindi non fa parte delle categorie protette? Come mi sentite, seriamente? Bene, come bene, benissimo, Davide, con questo microfono astrospaziale. Tra l'altro dovete sapere, cari amici, che mi ha costato un altro 50 euro di Prime, mortacci vostri. Veramente? Non hai fatto in tempo a toglierlo? Sì, l'hanno attivato, però forse me lo dovrebbero rifondare. Pensate, rifondare, amici... fondana. Proprio perché noi comunque abbiamo detto no, non possiamo usare solo le donazioni, cioè ci sembrava brutto, aggiungiamoci un'altra 50 euro che così... Chiaramente è costato come un piccolo villaggio in Zimbabwe. Esatto, che ho anticipato poi di tasca mia e sto ancora aspettando qua qui che riesco. Infatti. Dai, poi ci accordiamo. E niente, insomma... Free playing questo ed altro, beh. Infatti, e mi raccomando, andate su iTunes e cominciate continuate. Cominciate a scrivere qualcosa. Continuate a metterci 5 stelle, commenti. Tra l'altro, salutiamo Claudio che già scritto su iTunes, ci ha scritto grandissimi. Mi dispiace solo avervi scoperto tardi. Buon lavoro, grazie. Cecchetto.
sì, magari o Memoring direttamente da Memoring. No, Claudio, però Claudio C, diciamo, quindi potrebbe essere anche Cecchetto. Sì, potrebbe essere lui. O anche che vabbè. E niente, dicevamo che ieri, cari amici, eravamo tutti collegati al... Quando? Lascialo fare, deve fare atmosfera, Fabio. Scusami. No, ieri sera io non ne sapevo niente, poi mi è arrivata la notifica push sul mio iPhone, che c'era scritto... A me è arrivata la notifica push da Backsoft. Ah sì? Sì, c'ho la notifica della roba dell'Apple, me la fa lui perché io... Ciao Backsoft, mi raccomando... Ciao, ma non c'è più in chat, che fa? Dormi? No, lavora. Vabbè, andate sul canale di Backsoft, Matteo Beconcini, ciao. E niente, ieri sera, insomma, c'è stata questa... A proposito di Backsoft, ma è normale che il verbo lo cuocia pure per 2 ore, sembra sempre crudo. Sì. Che cos'è che cuoce per 2 ore? Inglese. Sì. Ah, il bacon. Bacon. Sì, sì, il bacon inglese che è fatto di inglesi, penso. Buon appetito. Ma quindi te lo stai facendo ora, Davide? No, però non è vero. Così è estemporanea la domanda. visto che parlava di Backsoft, bacon, stessa cosa. Ma certo. Aspetta, Aurelio, dicevi? A proposito di domande estemporanee a Davide, hai sentito del tuo collega italiano ucciso? Allora, per prima cosa io vorrei dire che essendo nato a Edimburgo non sono italiano. Eccolo. Ecco, come rinnega la patria, sentilo. No, ma se no ammazzano pure a me, non è una cosa che mi regalano. Eh sì, ma tu dovresti per la tua parte. Ma tu fai la scenata napoletana, quello era di non mi ricordo di dove era. Tu vai là, fai la famiglia. Ti metti il parrucchino biondo, che non ti resisti. Gli canti. No, jeans una maglietta. Grande hit dell'estate. Esatto. Ci chiede Andmint, ma Mirko l'avete presentato? Sì, come no? Ciao Mirko. Sì, sono tornato. Scusate, ma mi era esploso tutto. Eccolo qua, ciao Mirko. Allora, diciamo, cantaci la canzone di Giovanotti. Dai. Stasera sono scambiati i ruoli Mirko e Davide. Che Davide, era l'entusiasta, no? No, Davide era l'entusiasta, vi ricordate? Rispondeva così. E invece Mirko anche se per motivi di... È una di quelle robe alla Freaky Friday. Siamo scambiati. Alla PewDiePie. Morte oggi, ci credo che entusiasta. Hanno beccato un altro e non lui, quindi. Un altro giorno. Scusa, ma perché hai messo? Si parla di Apple, le cose birichine, c'è stato il Commodore 64. Ah, non l'ho scelta io la foto. No, diceva. Ma perché la puntata 64 la dedico al Commodore 64? Scusami. Vabbè, visto che stiamo a fare robe belle, dovevo prendermi lo yogurt. Ma per quello che mi piace a me, dobbiamo aspettare la 500. ci arriviamo tra un po'. No, comunque, visto che mi sono ricordato, prima di parlare dell'evento Apple di ieri, che comunque ci tiene proprio sulle spine, volevo fare un bentornato a Mirko e volevo chiedergli com'è stata questa esperienza USA. Che getta. Ma andata bene, ho mangiato l'impossibile, ho rischiato la vita sui taxi in cui dove due tassisti si sono presi a sputi mentre noi eravamo dietro, perché praticamente uno dei due aveva capito male l'indirizzo, che col nostro mitico inglese non ci eravamo spiegati benissimo, e ha avuto la brillante idea di, invece di fare una strada un pochino più lunga e farci pagare, quindi guadagnandoci di più, no, perché non facciamo in versione U sulla Quinta Avenue, che tipo fa in versione sull'autostrada? E praticamente un altro taxi si è messo di traverso, fermandolo con un urlo tipo "You fucking asshole!" in mezzo alla strada. E non è partito con un pezzo tipo punk. No, una roba era pazzesca. A un certo punto il nostro Nigaz, che guidava il nostro taxi, si è avvicinato praticamente al cruscotto e noi ci siamo guardati tipo che era tira fuori la pistola, tira fuori il ferro e moriamo sulla pistola. Penso big comic maker dead. Sì, sicuramente come scritto i titoli sparatori a New York morti, no, big comic era, credo, tipo ostia era metropolitana sul messaggero, c'era, capito? New York. Comunque rieccomi. Ehi, Davide. Cioè le buste legate alle scarpe. No, sto prendendo una busta per me. Porca troia. Aspetti, sembri coso. Cioè, come si chiama? John Cage, quello, non so se c'hai presente, che metteva le forchette nei pianoforti. Fa uguale, lui aspetta la puntata, c'ha tutti i rumori.
Faccio il campanello, mo da. Comunque, tra credits e temporaneo, gli yogurt al cheesecake, i Müller al cheesecake, la roba più buona del mondo. Sì. Grazie Davide, hai interrotto The Big Comic Maker. La stronzata. Sì, esatto. Comunque io sento dei rumori da sotto. Aurelio, sei tu? Non penso. Ok. No, dei rumori tipo... Già si sente la voce. Tipo sta... No, vabbè, dicevi Mirko, quindi ti sei salvato da questo... incidente diplomatico. Che domanda è? No, no, morta all'inizio della puntata. No, ti sei salvato nel senso come andà, come è finita, cioè c'è stata una sparatoria. No, è finita che niente, il Nigaz che guidava la nostra è riuscito a finire l'inversione a U e praticamente è entrato il Nigaz del taxi. No, però praticamente è andato dietro al tipo l'altro tassista che l'aveva insultato di fianco proprio al semaforo. L'altro continuava a urlare proprio inferocitito, io motherfucker asshole, praticamente ho imparato tutte le parolacce in giro di 2 minuti in inglese, e questo gli ha risposto, what's the problem? Così. Scattato al verde, si sono salutati e mi ha perso strada. Basta, fine, così. E niente, però per il resto diciamo che adesso credo che forse quello che ho adesso è la leptospirosi per colpa mia e del topo che stava di casa con noi, però... Una camera per 16, dicevi, no? No, eravamo in un appartamento, fondamentalmente un monolocale, e niente... con la brillante idea, dai ragazzi, visto che la colazione ci vuole tanto e costa un sacco di soldi, prendiamoci delle cose e le mangiamo qui. La genialità è stata nel comprare delle robe. Immagini che ha condiviso Bruno. Non ce la faccio, scusa. Aspetta, devo vedere. Non c'è... Scusate, veramente, mi è capitato sott'occhio così. Beh, scusatemi. Ma qual è? Su Facebook. Ah, sì, no, aspetta, l'ho trovata aspetta. Cercando Commodore 64. Non posso guardare, però. Vabbè, me la di me interrompo. Me la metto qua. No, scusate, spengo sì, il microfono. Metticela qua. Rido nel mio cuore. Sì, è una copertina di una rivista vintage. No, mo la metti in chat. Cosa sta per succedere? Mi domanda. Adesso ti faccio un tap-punk. Ma poi cos'è l'uomo e qual è la donna in questa cosa? Tra l'altro, ma qui sarebbe fare uno swap face di quelli epici. L'uomo è quello coi baffi, comunque. Ah, non è. Grazie, Bruno. Che manubri. Scusate, io spengo il microfono, non disturberò più. Quindi Mirko, dicevi che vi siete portati il cibo in camera? Sì, niente, ci eravamo comprati quelle piccole confezioni Doritos. Proprio monodose americane, tipo 10 litri di succo d'arancia e un piccolo pacco di biscotti che sarà stato tipo 8 kg di Oreo, no, sarà stato veramente sui 6 etti, okay. Pagati $12 o qualcosa del genere. E niente, durante la notte abbiamo sentito dei rumori e la mattina ci siamo svegliati, praticamente abbiamo trovato la scatola degli Oreo completamente dilaniata e gli Oreo completamente mangiati, ma tipo veramente 6 etti di roba. E niente, avvisato praticamente il tipo del palazzo, il giorno dopo non l'abbiamo più visto, quindi per noi poteva essere morto lì dentro. Ma il tipo del palazzo? Scusa. No, il tipo del palazzo, perché poi okay, l'abbiamo riscoperto 2 giorni dopo, l'abbiamo ribeccato e gli abbiamo detto, oh l'Alberto, perché ovviamente è classico latino, sa sto giro, ci ha toccato. Ah. E ci ha detto, ma l'hai trovato poi il topo? No, però ho trovato un buco, e il gesto in cui indicava il buco era tipo mezzo metro tra una mano e l'altra, quindi in realtà non è che c'era un buco, c'era tipo una caverna, quella di la rat caverna o qualcosa del genere. Ma questo latino c'aveva la bandana? No, però c'aveva la lacrima tatuata. Allora era lui. Ogni lacrima era un topo ucciso in vita sua. La ganga era quella. No, vabbè, però per il resto siamo divertiti. Lorenzo. Che figata, ragazzi! Pieno di gente, guardate qui, ragazzi. Allora, senti, ma in cui io vi faccio vedere come è fatta una camera americana che è molto diversa dalle nostre. Ma infatti, qualche video lo potevi fare. No, ci sono solo quelle foto di donnacce che abbiamo fatto lì al Comic Con. Ah dai, facevi qualche video, dicevi cose di oggi. Dai, che bello, dal taxi, perché noi in America. Col Nigaz del taxi. Esatto, esatto. What's the problem? Bro.
Ciuschi, tu lo chiamavi Ciuschi il nego. Che sei incazzato. No, possiamo anche iniziare. No, io volevo chiedere una cosa. Ah, sì, no, dicevo, visto che adesso andremo a parlare di Apple, volevo chiedere a Mirko se aveva provato i Doritos. No, però i Doritos non li ho provati, ho provato. Poi magari se volete. La Mountain Dew, magari. No, sì, quella la dottor. Ecco, nella Mountain Dew dentro ho letto pochi giorni fa che c'è tipo il paraflu. Ma non sto scherzando. Il sapore più o meno è quello. Se Mirko pure l'ha assaggiata può confermare. No, vabbè, ho provato gli iPhone nuovi, ma magari ne parlo dopo se volete. Sì, no, ne parliamo ma adesso. A Monte Carlo l'hai provato? No, ho provato quelli per i pezzenti americani. No, volevo dire due cose. Uno, che intanto è entrato Babbre, ciao Babbre, che non ho capito se è incazzato con Real Madrid o qualcosa del genere, che stasera, amici, c'è stata la Champions. Poi volevo dire un'altra cosa che me la sono dimenticato, quindi passiamo avanti. Diciamo, ieri c'è stata la conferenza... Ah no, ecco, mi sono ricordato, Mirko con Lorenzo... amicissimi ormai. Ma è stato il più grande spettacolo dopo il Comic Con? No. Vabbè, dicevamo, ieri c'è stato l'evento Apple, che insomma, grandi novità. È uscito OS X Mavericks, che in pratica, se avete 4 giga ve li fa diventare a 6 perché comprime le robe dentro la memoria. È uscito gratis, quindi da adesso Apple ha rivoluzionato il mondo dei sistemi operativi, perché adesso, dopo che Apple esce gratis, certo, dopo che ti fanno pagare... E fai il paragone con il sistema operativo che non è preinstallato con Windows, no, fanno delle cose ormai che no, anche noi della Apple... Soprattutto dopo che ti fanno pagare tipo un 386, te lo fanno pagare 3.000 euro... Noi melati, devi dire comunque... Noi melati... Ti fanno questa grazia di darti il sistema operativo, che tra l'altro aggiunge tantissime feature, tipo che se vi arriva un tweet, cari amici, potete rispondere direttamente dalla notifica. Pensate quanto vi aumenta la produttività. Quanta invidia proprio. Io sto dicendo in un bene uomo solo. Hanno presentato anche il nuovo Mac cilindro, quello per fare la raccolta differenziata. Ci potete buttare tutte le periferiche vecchie che tanto là dentro si trovano bene in compagnia. E che più? Ah sì, c'era il nuovo iPad, la nuova i nuovi iPad. Ah sì, prima hanno presentato, vabbè, diciamo prima il primo iPad mini, che praticamente va a sostituire quello, come quello di Simone, che Simone c'ha l'iPad in pixel art, invece questo qua nuovo c'ha il display retina, quindi potrete leggervi le cose ancora più definite, ancora più le scalette di free playing. Infatti ve le potete leggere direttamente dal palmo della vostra mano. E hanno anche presentato una cover per l'iPad mini, che pensate amici copre anche la parte di dietro. E niente, volevo sottolineare. Io l'unica cosa che so di questo evento è che vidi Gabriel per ancora immagine con delle custodie vendute tipo a $70. Davide mi ha scioccato come cosa. Ah sì, poi tra l'altro ieri Gabriel durante l'evento stava lui subito a fare controinformazione, sono stati installati 3 miliardi di Android in tutto l'universo, eccetera eccetera, insomma, solide rivalità tutti da lui. Oltretutto solo loro notato che qualche settimana fa anche il mitico Giorgione ha fatto il video Apple contro Android, quindi sì, infatti è come se ti dà la patente, cioè. Infatti la patente di qualità, perché questi sono e poi comunque a parte tutto è stato presentato il nuovo iPad, che si chiama iPad Air, quindi leggero come l'aria, peserà meno di mezzo chilo, sarà spesso mezzo millimetro, ci avrà le barre laterali, la cornice laterale ancora più sottile, ci avrà il nuovo chip A7 che sarà fino a 10x o era 2x più veloce, Simo? 2x fino a 2 volte più veloce. 10x non ho capito, 10x cool forse. Poi ci sarà ci avrà anche il nuovo chip M7 per rilevare il movimento dell'iPad, quindi quando andate a correre con l'iPad, che ve lo mettete proprio, cioè, in petto l'iPad mentre correte, così vi escono i dati, lui rileverà il movimento, vedrà che movimenti fate, insomma, se li state facendo bene, se li state facendo male. E niente, questa è stata la cosa, quindi aspettiamo che esca la parodia di iPhone parodia con John Ive e lo sfondo bianco e... Ma attenzione che il doc ha visto...
ha visto che era un gradiente diverso, eh? Hive stava sul sul grigio. Sì, queste sono proprio le finezze di Apple che noi apprezziamo di Apple. Io onestamente sono rimasto estasiato. Sono proprio tentato di comprarmi questo nuovo iPad che costa solamente 500. Quant'è che costa, Simo? Cosa? Il nuovo iPad Air, quanto costa? Mi pare 4,99 solo? Mi sembra. Solo 4,99, guarda, non so voi ragazzi, Fabio, tu te lo compri il nuovo iPad Air? Ma sicuramente, Mirko, domani. Mirko, tu che c'hai nostalgia dell'USA, non te lo vuoi comprare l'iPad Air nuovo? Sì, ne compro due, poi li attacco insieme, così c'ho lo schermo su entrambi i lati. Che poi tra l'altro è così leggero, amici, che ci potete mettere la bandiera, lo potete far sventolare come una bandiera al vento, è bellissimo. Costa sicuramente meno di una bandiera. Ma ragazzi, ci sono degli articoli che ho visto dei giornali oggi che dicono è sottile come un foglio di carta. Ma è esagerato, come un foglio di carta. Carta velina, spero. No, 7 mm. 7 veli, quindi lo puoi alleggerire. 7 mm dovrebbe essere. Non so, Davide, tu che sei un Apple fag, tu che c'hai la mela. Fag, però. Guardate, io, voi non lo sapete, ma l'ho già comprato. Ci stai scrivendo sopra, sulla tastiera touch, che fai i rumori della tastiera vera. Esatto, c'ha l'emulazione dei rumori della tastiera vera, così non viene la nostalgia. Mamma mia, che produttività. Aurelio, tu sarai più produttivo da ora in poi col nuovo iPad? Già lo sto usando, per questo si sente la voce benissimo. Infatti, si sente 7 mm, guarda. Esatto, si sente la voce leggera come l'aria delle parti di me. Tra l'altro ci dice The Slavex, che ha cominciato Attack on Titan, figo, bravo The Slavex, cominciatelo tutti, e ci scrive pure Litrex House, che non è riuscito a scaricare Metal Gear Rising Revengeance, che tra l'altro, grazie che ci hai ricordato, appena finisce questa puntata me la vado a scaricare, lui e Remember Me, che sono gratis su PNS. Io intanto me li acquisto. Peccato che Metal Gear sono solo 16 giga. Solo? Porca troia. Ci sta tutto dentro un iPad, pensa. No. Come no, perché per il sistema sono 14. No, perché il sistema sono 2 giga. Ah no, poi per scaricarlo su PlayStation ci vuole il doppio. Cioè, noi della Apple saltiamo di passare. Non lo sai che adesso il nuovo Maverick, che tra l'altro col nome ispirato al Top Gun di Tom Cruise, quindi col Ray-Ban, questo sistema operativo, che proprio te lo fa decollare il computer come un Top Gun, c'ha il sistema di compressione che praticamente, mentre tu stai giocando, stai facendo, lui te li zippa le robe nella memoria, e poi quando le usi te le unzippa. Nonostante ciò, la batteria dura tipo 20 ore di playback video, quindi ti puoi vedere tutta tipo una stagione di un telefilm. Costa solamente, mi pare, 1.300 euro, 1.400 costa euro. Costa 200 dollari in meno di quello prima. No, quindi, però Maverick è gratis. Anche iWork è gratis. Sì. Freeplane che non è gratis, esatto. Comunque dico, costa 200 dollari in meno di quello che costava del modello precedente, quindi c'è. Che di cazzo volete di buono? Ti spogliano e vi danno pure le loro mutande. Il sangue. Infatti, dalla Carelli. Ciao Gigi. Che volevamo dire? Vabbè. È morto Gigi Sabani, non me lo ricordo. Sì. È da morto. Stava dietro in moto così. Questa la taglio, però. Free playing per il sociale. Sì. Quelle scuole che donano, allora la lasciamo. Che cosa, Ore? ha detto Domo ha rigato Mr. Roboto. 99 Red Balloons. Amici, abbiamo detto a Mr. Rood, no, aspetta che c'è Aurelio stasera. C'è stato sabotato il sistema. Ma io non capisco, Aurelio, ma come, tu non hai un PC a casa? Questa è una cosa che i PC ormai sono vecchi, mo andiamo tutti col tablet. È il post PC l'iPad Air stasera. Bravo, ordi si è sentito tutto, ragazzi, questo ti insegno. Si è sentito solo iPad Air. No, si è sentito solo iPad Air, questo è mano di Apple. Vabbè, esatto. Niente, se non c'avete niente da aggiungere su sto iPad Air e tutta la conferenza. Simone, tu che sei Apple, tra l'altro. Ti sei dimenticato comunque che ci sono anche MacBook Pro Retina.
che sono usciti appunto con $200 in meno di quelli, no, forse l'avevi detto. Te ne sei dimenticato, sì. Bruno? Sì, purtroppo non c'ho la funzione di Maverick che mi comprime le robe nella memoria per avere ancora più memoria, quindi io non ho proprio la memoria, quindi ti sei dimenticato di dire che ci sono i MacBook Pro a $1300. Comunque vogliamo dire anche che questo avrà profonde conseguenze nel mondo dei videogiochi di cui in teoria noi ci occupiamo, tipo niente. Tipo tutti i videogiocatori, la grande base di videogiocatori che c'è su Mac. Esatto, il silenzio è questo. Ah, io non so se è vera sta cosa. Avete appena ascoltato l'utenza Mac. No, comunque secondo me il Mac aspetta, Pro... Aspetta, che c'è The Big Comic Maker che sta dicendo. No, che infatti chiedevo a voi se eravate più tecnici, che leggevo che su con questo sistema operativo passano dalle OpenGL alle OpenCL. Questo cambia qualcosa che voi la lettera, sappiate? La lettera iniziale. Sì, questo ne ho dubbi. Però tendenzialmente credo sia pure peggio, perché le OpenGL sono sopportate, le OpenCL non so cosa siano. Ma penso siano quelle nuove di AMD, quella roba lì. No, mi sa che le OpenCL sono quelle per il General Purpose GPU, cioè per fare i calcoli di fisica e roba, quindi credo che siano una cosa diversa, poi non lo so, non... Cioè, praticamente non giochi più, puoi però far scontrare due palle di metallo. Due taxi. No, che volevo dire ancora? No, praticamente, comunque pensate amici, perché il Mac Pro, quella forma di cilindro, secondo me l'hanno fatta apposta che si può poi riutilizzare come bazooka oppure come mirino per giocare ai giochi da cecchino Call of Duty. Ma è il Mac di quelle stellari, quello. Dici? In effetti. È chiaramente quello. A parte che se leggi le specifiche ti spaventi, infatti costa tipo quasi 10.000 euro. Ah sì? Per quello ti spaventi. Sì, le specifiche sono abbastanza. C'ha 12 giga, c'ha 12 giga di RAM video. 12 giga. Bello. No, dicevo, guarda, secondo me i computer Apple sono. Cioè, io ho questo PC, cioè compatibile, realizzato con pezzi di ricambio. Invece un computer Apple, cioè. E per sempre ti dà quell'erezione maschia lunga che piace alle donne e dispiace alle loro vittime, quindi dai. Diciamo che è un po' quando uno si compra la Lamborghini nella crisi di mezza età. Sì, infatti io quando ci avrò 40 anni mi venderò tutto e beh, tra qualche giorno sì, infatti, tra qualche mese MacBook Pro E niente, vabbè, dice Simone, vogliamo dire qualcos'altro? C'è qualcos'altro che abbiamo dimenticato di questo L'Apple, grande... No, che iOS 7 fa sempre peggio. No, ma tra almeno... l'altro è uscito anche l'aggiornamento 7.0.3 stamattina. Esatto. E... Sì, adesso che ci penso, ha detto Papa Costantino, ha detto il cilindrone dell'amore, quindi ci potrebbe essere un altro utilizzo. Ma per il posacenere degli aeroporti, Sì, ci possono essere pure se si rompe il tubo dell'aspirapolvere, cioè potete usarlo in tanti modi questo Mac Pro, quindi cari Ether, tornatevi dai vostri Android, perché qua è... No, io volevo fare la considerazione estemporanea dell'analista. Simone, cosa ne pensi? Cosa ne pensi che non hanno mostrato neanche un gioco? Perché io ho tutte le conferenze Apple, non si è mostrato un gioco insieme all'iPad, all'iPhone. Ma non è vero, l'hanno fatto quando è morto Steve e lo fanno sui cellulari. Quindi quando morirà Tim Cook faranno un altro gioco. Sì, esatto. Grande team, tutti a Vodafone. Sì, diciamo più o meno il prospetto che hanno gli utenti Apple se vogliono giocare, soprattutto sono rimasto deluso perché non hanno fatto vedere i controller per iOS che non era l'evento su iOS, come è noto rivoluzioneranno il mondo. Poi, cambiando argomento, ci ha scritto Asso di Donne in Fiori, ciao Asso, che ci chiede domanda numero 1: c'è modo di avere le puntate senza tagli che non preveda di scaricarle da YouTube? Questa risponde facile, sì. Vogliamo dire qualcos'altro? Sì. Praticamente, caro Asso, basta che vai dentro al forum di Freeplaying, nel sottoforum generale c'è il primo topic, c'è scritto Freeplaying Raw, dove noi ci mettiamo tutte le puntate prima ancora di editarle. Che non è il futuro il futuro del verbo Freeplaying. Ecco qua.
non si vede perché naturalmente è un podcast, ma sto scuotendo lentamente la testa in disapprovazione in questo momento. Invece dovresti fare l'applauso agli anni 80, però. Esatto. Sì, vieni sul forum, continuiamo perché... Sì, sul forum simpatia. Potete trovare le puntate RAW, che tra l'altro le pubblicizziamo pure sui social network appena escono, con immagini relative, e quindi, cari amici, se ci avete fretta, se non potete aspettare e se non vi piace YouTube, andatevi prima a iscrivervi al canale FreePlaying di YouTube, al canale YouTube di FreePlaying, che così, se no YouTube ci censura, mettete mi piace, commentate. Dopodiché vi potete anche iscrivere al feed delle puntate RAW, FreePlaying RAW lo trovate sul forum, scrivete pure al forum che ci stanno tanti banner e cliccate tutti quanti, così potremo fare una qualità ancora migliore di Air. L'hai detto che con le puntate RAW si blocca AdBlock? Sì, si sì, blocca infatti, RAW. Vi disinstalla AdBlock. Però prima di scaricarvelo, vi disinstalla RAW. Prima di scaricarvelo, vi esce scritto piccolo, minuscolo, bianco su bianco, però vi esce scritto. C'è scritto nettezza. se poi non accettate, mica è colpa nostra se accettate. Cioè. A proposito di nettezza, stasera, per la prima volta ho messo giù di fronte alla strada il cassonetto dell'indifferenziata, perché hanno attivato la raccolta porta a porta qui nella ridente Cesena, località Borello. Quindi se domani mattina non so che cosa troverò quando uscirò di casa, magari troverò tutta la merda che ho buttato dentro il cestino sparsa per tutta la strada, quindi vi farò sapere. Questo perché ci ricolleghiamo alla seconda domanda che ci fa Assoluto Anno in Fiori, che ci dice: fate anche voi una roba simile alle rubriche simili. Fate anche voi una rubrica simile alle case di Rincast, please. E sotto nelle risposte hanno detto: non facciamo le case, facciamo la rubrica dove sarete domani. Io domani mattina sarò a controllare che insomma sia andato tutto bene con la raccolta differenziata porta a porta. Non so, qualcuno di voi vuole dire dove sarà domani, dove sarete? Che domani sarete? Sarò a masterare, giusto per essere il junior di tutti, a masterare una campagna di Sion, che è un gioco di ruolo, e farò combattere a tutti quanti un Leviatano, perché voglio ammazzarli tutti. Questo è l'eco epico di Davide che master. È l'eco. Ecco, si risente anche. Questo è Aurelio che sta facendo le impostazioni dell'iPad. Aurelio, ma ci sei? Questa è una metafora per dire che Aurelio in realtà è tutti noi. È il Leviatano. Una manifestazione del nostro amore. No, ma Aurelio non c'è proprio più. Aspetta che ti mando la... Noi continuiamo a metterlo in mezzo. dopo il MacBook Air è scomparso. Esatto. Aspetta. Comunque, Fabio, dove sarai domani? All'università, a seguire lezioni senza capo né coda. Perché c'è questa... Se volete vi racconto, così magari è anche ascoltatrice di FreePlaying... non passerò mai l'esame. C'è questa professoressa leggermente paranoica che ci fa lezione, che ha passato le ultime tre lezioni a spiegarci di come Facebook e l'FBI sono in combutta che risponde al nome di? No, me lo scrivi? Esageriamo. Sì, e comunque ci ha terrorizzato. Niente, sembra, avete presente quegli hippie che stanno nei film dentro le roulotte e fanno: oh, maledetti voi dell'FBI, maledetti federali, non mi avrete mai. Tre ore così. Ai federali alle calcagna, verso da Boris. Ma c'entra qualcosa con la materia che dovrebbe insegnare? No, così a caso. Sì. Giovani, ma prendi appunti. Sì, sento Aurelio Air. Aurelio. Sentite, giovani. Aurelio, Aurelio, ma che è successo? È sparito. Sì, me l'avevo scritto, ho preso il PC ora, perché con l'iPad non andava. Senti. Ora sono passato al MacBook. Allora, uno, non c'è scritto niente, due, questo significa che un replicante ti ha ammazzato e ti ha sostituito, quindi è un problema, Aurelio. L'ha formattata, Aurelio. Aurelio, dove sarai domani? Nuova rubrica di FreePlaying. È brutto. Dove sarò domani? Spero non assieme a Siccio, sinceramente. Sinceramente. No, domani mi sa che porto a controllare la macchina, perché sabato si va a Milano e si fanno un po' di cosine, insomma, dai. Vanno messe le ruote da neve, ste cazzate qui. Duro. Giusto. Anche a Roma c'è temperatura da neve, 30 gradi oggi. Sì. Quindi, oggi, cari amici, se volete incontrare Aurelio alla Games Week, potete incontrarlo alla Games Week. Alla Games Week.
E... che poi la Games Week sono 2 giorni, stavo vedendo. Sono tre giorni. Da venerdì a domenica. Venerdì, sabato, domenica. Tra l'altro c'è anche Playing the Game da qualche parte, sempre là a Milano, che ci saranno anche, mi sa, qualcuno dei visionari. Quindi potete incontrare tutti quanti a Milano, tranne io, perché ho controllato i costi per arrivare a Milano, ho detto, bah, ci ripenso. E poi chi manca... Ma come, Bruno, puoi mettere le mani in sopra i patti della PS4? Lo so, ma sai, stasera ho visto... dell'Urbe. Stasera ho visto il... Ah, sì, ci sarà Rise, quasi quasi ci vado allora. No, se c'è Rise, a me, io quel gioco tutti lo stanno criticando, però secondo me mo che esce vedrai tutti quanti che fanno la manifestazione a Roma per, sì, per Rise. È uscito un filmato in settimana di Rise che figo proprio, ho pensato a Bruno, infatti, era davvero bello quel filmato. Mi fa già erigere quando sento parlare di sto gioco, perché comunque è un gioco per uomini veri. Beh, sì, voglio dire, se la batterà con Knack, perché è l'ultima cosa che è rimasta. No, comunque dicevo che oggi hanno linkato sul gruppo dei giocatori fighieri un video che ha realizzato Sony, tipo per i 15 anni di PlayStation, fa vedere 15 anni. Ecco, una cosa del genere, fa vedere PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, poi PlayStation 4, tutte le console, praticamente la scena è che ci stanno sti due ragazzi, uno bianco e uno nero, ogni tanto c'è pure la ragazza bionda, un po' punk. Mezzo. E si vede che loro, crescendo mano a mano, prima giocano con la PlayStation 1, poi con la PlayStation 2, eccetera, eccetera. Incredibile. Che non hanno fatto 1, 3, 2... No, però, cioè, ma mi è rimasto un po' così sullo stomaco, perché questi qua si vede sempre che tornano a casa tutti dalle feste, tutti oh yeah, poi si mettono sul letto a giocare, dicono, hey man, let's play. Cioè, non sono realistiche queste pubblicità. Se le devono fare realistiche, devono far vedere uno sprofondato sulla poltrona, grasso, che ormai... tipo come quella puntata di Nip Tuck, che prendono la tipa, la staccano dalla sedia con il saldatore, perché ormai si è amalgamata con la sedia, forse sta seduta davanti alla televisione. Ma che cazzo te guardi? È Nip Tuck, un grande classico della cinematografia. E quindi, insomma, mi sta un po' sul cazzo che Sony vuole promuovere sta PlayStation come la console dei giocatori giovani, dai, yeah, cioè, fatela bene. E niente, poi perché si facevano la pubblicità col ciccione che non riusciva più a alzarsi, dovevano staccarlo dalla saldatrice, vendevano molto di più. Vedi, per esempio, Gabe Newell. Ma non, Fabio, non devi discutere queste teorie di Bruno, lascialo stare, lascialo parlare. Gabe Newell, tu lo vedi, dici, lui è un giocatore. Vorrei essere così. Lui è la sedia. Lui è un giocatore, lo vedi, cioè non è uno che... Lui da grande, in realtà, non so se voi lo sapete, ma da grande lui voleva fare la sedia. E infatti è diventato una poltrona. Però è diventato grande sicuramente. Mirko, tu domani dove sarai? Cosa farai e con chi sarai? Ma penso che sarò, tanto per cambiare, qui dentro casa, e l'unica uscita che farò sta settimana sarà sabato alla notte degli Sprevengoli a Ostra. Madonna, Mirko sottoterra era meglio se ci rispondevi sottoterra. Ma non stai andando alla scuola, che, cari amici, devi sapere che Mirko insegna, non stai... Cosa insegna? The Big Comics Mega. Io ho ricominciato il lunedì, quest'anno mi tocca alla scuola di comics a Iesi, dove insegno il fumetto. Mi tocca, sì, mamma, qualche tuo allievo che ti ascolta. No, perché lo toccano nella scuola, non hai capito? Senti un altro che canto. No, secondo me Mirko è tipo School of Rock, che arriva là, ragazzi, ieri sera che hai bevuto, mi rompe il cazzo. Oh, è grande prof. Oh no, Mirko. Ma li fai salire sui banchi, come... Niente, censura. Ci sei, Mirko? Pronto? Pronto? Esatto. È entrata nella storia. Poi c'è... Che altro c'è? Ecco, Bruno. Non si sente nulla, Bruno. Molto basso, sentite, Bruno. Pronto? Breaking news di Slavix. Sì, sì, ci sei, Bruno. Breaking news di Slavix. Una mia amica oggi ha partecipato all'eredità. Mi conferma che Carlo Conti ha un colore della pelle che non è presente nella scala cromatica. E Mirko dice, ma pure il cazzo ha di quel colore. Allora... E Beppe Grillo lancia questo video. Bello. Questo video i TG non lo trasmetteranno mai. Paola Taverna, i governi devono temere i popoli.
dice quello che la stampa non dice, Beppe, come noi. Che grande. Esattamente. Pronto, comunque, mi sentite meglio adesso? Pronto? Ci sei. Sì. Sì. No, scusate, stavo facendo un po' di sound, cioè, no, cazzo, scusa. Chiedevo scusate amici, mi è saltata tutta la connessione, quindi c'è stato un momento di impasse. E che cosa che stavamo dicendo? Che cosa che dicevate? Stavo aspettando tu, io ho detto cosa faccio domani pure io e quindi possiamo poi portarci. Cosa fai tu domani, Bruno? Io domani ti ho detto, devo controllare la discarica differenziata, che è importante per me. È la prima volta che lo faccio, quindi non sono sicuro che andrà tutto bene. Ma boh, e ci fa anche la terza domanda, che Asso di Donne in Fiori ci chiede, spunto di discussione, cosa ne pensate della durata dei media in generale? Secondo voi l'affermazione più una cosa è durevole, più c'è il rischio che essa perda di qualità, è un assioma? In un album di musica le tracce meno meritevoli si possono skippare, in una mostra fotografica ci si può soffermare sulle opere che più piacciono saltando quelle meno carine, un film dura poco, le scene riempitive solitamente non possono durare più di tanto, quindi si sopportano. In un videogioco che ormai meno di 9 ore non dura invece, non si possono scremare le parti poco interessanti e sopportarle è più difficile rispetto agli altri media, visto che saranno in termini di tempo più durature. Questa formula la considerate un altro limite del videogioco? Parlate meno di console e hardware e più di videogiochi buia, saluti, continuate così. Prima delle cose serie, però o continuiamo così o parliamo di un'altra cosa, non dire che ci dice parlate di... Vabbè, quindi vabbè, la durata cazzi, dei videogiochi... Comunque, io vorrei fare un'obiezione perché la domanda è stata posta in modo tendenzioso perché contiene un'affermazione all'interno della domanda, ovvero che i videogiochi oramai durano 9 ore, non lo so. Perché ora mi sembra che la tendenza sia andare a scremare, non andare a mettere filler oggigiorno, giustamente, perché poi sono d'accordo che come nel film bisognerebbe in un videogioco tenere le parti riempitive al minimo perché uno si rompe il cazzo poi, e mi sembra che in realtà i videogiochi stanno iniziando verso il percorso, a parte gli indie che durano 2 minuti perché non c'hanno i soldi per fare gli altri 2 minuti che restano. Però anche nei videogiochi mainstream la gente si lamenta, sono troppo corti. No. No. Sono della durata giusta, stanno andando verso la durata giusta, verso la durata la durata che li rende efficaci. Non... Sinceramente sì, c'è ancora il problema che alcuni giochi, vedi, mi viene in mente Dead Space 3, riempono... Stavo pensando allo stesso identico gioco, te lo giuro. Sì. Riempono con robe inutili perché c'è ancora perché in realtà c'è ancora l'idea anche nei recensori, in chi scrive il parametro longevità, che non significa un cazzo, della fatto che più è lungo più è buono, però fortunatamente sempre per certi versi fortunatamente sembra che stia muovendo verso direzioni più sane mentalmente che, non so, i JRPG che durano 50-30 mila ore. Quindi non lungo che sfondi, non grosso che tappi. Duro che duri. Esatto. No, Aurelio, tu che ne pensi? Tu che sei esperto di lunghezze fuori dal normale. L'importante è come lo si usa, ovviamente. L'importante è partecipare. No, ma quello è molto più importante di come scusate, lo scusate, amici, usi, c'ho una, c'ho una notizia di anatomia che mi è venuta in mente adesso. Scusa, Simone. Che è successo? Però è importante perché dovete sapere che questo The More You Know, queste cose ve le dice solo Free Plank perché gli altri non ve lo dicono. Dovete sapere che le donne, i media mainstream hanno paura di dire certe cose. Esatto. Le donne sono predisposte per avere più rapporti sessuali con più uomini, perciò gli uomini hanno il pene con la cappella a forma di roba che quando tu fai dentro e fuori, quello che c'è dentro, la cappella lo raccoglie e lo tira fuori. Questo perché se una donna ci aveva avuto un rapporto con un altro uomo prima di te, tu togli quello che ha messo l'altro e metti il tuo. Questo è vero, andatelo a controllare. Prego, Aurelio, dicevi? Bruno, come posso cosa, parlare? Cosa vuoi questo? Dire, Aurelio? La lunghezza. Sono troppo lunghi sti giochi. Ma guarda, Davide ha fatto un discorso così eloquente. Ha che tappato, non lo devi tirare fuori quello perché che poi ha messo perché Davide. Perché si dice scopare? Perché quando uno lo fa una pulizia.
Oh, tutto torna finalmente su Free Playing stasera. Ricordiamo in ma quindi praticamente le donne invece di fare il bidet possono scoprire direttamente. Ecco sì, qui. Poi però ti devi lavare un po' con il bidet, Davide, vabbè. Vabbè, ma loro in Inghilterra non ce li hanno i bidet, Davide avrà scordato che roba è, dai. No, io non avendo una vagina non so, ma credo che efficacia ce l'hai. Io non approfondirei questo discorso, no, cioè, perché sono le 11.32, siamo ancora... in protetta. No, quello no, ma siamo ancora... Dai, dai, che oggi non sto dentro le due ore, vai Aurelio la lunghezza. Allora, io sono d'accordissimo con Davide, anche perché mi è venuto, fatto come dicevo in mezzo, anche perché mi è venuto due. Vabbè, quello sempre, ci mancherebbe. Mi è venuto in mente lo stesso identico gioco che stava qui, che ha pronunciato lui, Dead Space 3, e l'ho notato anche con Beyond recentemente, che proprio ci sono delle fasi messe tanto per farlo durare 11 ore invece che 7-8, per intenderci. Ma no, ce ne parli di Beyond, che io sono molto curioso. Se proprio è necessario, lo faremo, perché da quel punto in poi di cui parlavamo la volta scorsa proprio deraglia e non si ripiglia più, no. Ma ci sono dei momenti proprio fenomenali. Io ho visto solo una scena su YouTube in cui i militari volevano usare i fantasmi per conquistare il mondo e... mi ha convinto a comprarlo. Senti Aurelio, ma visto allora, che... Allora, te dico solo, scusa un attimo, che c'è un punto in cui lei si affeziona a un war child, un bambino soldato, e inizialmente fa vedere che non riescono a comunicare per via della lingua diversa, poi lei ci parla tranquillamente e lui capisce, che è proprio della serie, vaffanculo, facciamolo andare avanti sto gioco e chi cazzo no, se ne frega. No, mi fate spoiler. No, comunque volevo chiederti, no, Aurelio, visto che c'è l'indiano, c'è anche Lorenzo Lamas? Certo. Per forza, ci mancherebbe. No, comunque scherzi a parte, da quel punto deraglia in una maniera indecente, non so che cosa gli è preso a caso, forse o non quello sapeva cosa prende inserire. Quello che gli prende con ogni gioco, Aurelio, non è che l'ha preso. No, dai, no, guarda, più o meno. La prima parte, secondo me, era davvero bella, perché comunque era tutta incentrata sulla microinterazione, sui piccoli momenti di vita che comunque caratterizzano Jody. Però poi cerca di trasformarlo in un filmone d'azione e è la fine. Comunque sì, meno durata, più intensità, assolutamente. E io mi sto massaggiando mentre diciamo così. No. E Fabio, tu? Cosa puoi dire? Mi è capitato recentissimamente, tipo oggi, con Pokémon, che secondo me è X, Y, quello che cazzo sto dicendo, non mi ricordo, che è tirato fino all'infinito, però devo dire che in generale sono abbastanza d'accordo. Davvero? A me mi sembra che, cioè, ancora deragliamo, come ho detto nell'episodio scorso, a me mi sembra che il ritmo è proprio forzatamente veloce. Beh, come essermi passato la grattugia sulle palle, quindi sì, è molto veloce. Che cattiveria, no, a un certo punto comincia a sfidare, cioè ti sfida chiunque, pure il marocchino che te lava i vetri al semaforo ti sfida. così abbiamo detto tutto a tutti, cioè, sì. Abbiamo finito. Vabbè, abbiamo finito gente da insultare questo episodio. Ho detto che è uno stronzo, quando facciamo free playing il mappamondo vicino, poi lo giriamo a caso, poi prendiamo la Mongolia. No. Ho anche dato dei soldi a un circense cinese che faceva i suoi numeri con le palle, e non so se avete capito, al semaforo, quindi sono anche un uomo di buon cuore. E, sì, però è un problema, ogni tanto c'è, però forse non è così diffuso come lascia intendere la mail. Non mi è capitato spesso, Simone, che sento che vuole parlare. Io voglio parlare? No. Per me invece certe volte durano... Cioè, gli ultimi giochi che ho giocato per... sia per, tra virgolette, lavoro, cioè per mestiere, che non per diletto, c'hanno sempre, secondo me, almeno un paio d'ore di troppo, che non danno niente, che sono messo buttate lì proprio per... non lo so, o probabilmente non si sono fatte capire come gameplay, senso, magari il game designer lì non è riuscito a farti capire che ti voleva dare, perché mi trovo certe volte un po' veramente un po' troppo ripetitivo, un po' troppo, con delle parti troppo filler, quindi insomma quello
mi dà fastidio. E mentre apprezzerei molto di più un'impostazione episodica, anche di giochi che magari Bravo. In teoria non lo vedrebbero, cioè non lo imporrebbero, non lo prevederebbero. Ma sai cosa, Simone? Scusa se interrompo, no. Proprio su questa cosa degli episodi stavo pensando proprio oggi che tipo un gioco come The Walking Dead, se ce l'avessero proposto tutto quanto insieme, 5 episodi attaccati uno dietro l'altro, tutti in un unico gioco, secondo me non avrebbe fatto tutto il successo che ha fatto e non sarebbe stato apprezzato così come è stato apprezzato, perché comunque quando giochi un episodio alla volta, che sì, è concentrato, sì, quelle due orette, poi ti lascia con la voglia di continuare e poi ne parli con gli altri nel tempo, eccetera eccetera, è un magari Beyond, che sta avendo tante critiche, se l'avessero spezzettato in vari episodietti eccetera eccetera, chissà, chissà. Allora, io vi lascio una perla di saggezza proprio per quello. Lasciacela, Davide, lasciacela. Esatto, me la lascio. Quindi poi vai? Sì, sì, esatto, me ne vado all'avventura. No, quando si progetta per giochi da tavola, la regola di solito è sempre quella che il momento in cui il giocatore, cioè c'è un dato momento in cui il giocatore è soddisfatto della partita ed è pronto per finire, tu devi finire devi fare in modo che il gioco finisca sempre prima che il giocatore sia soddisfatto, in modo che rimanga con la voglia di giocare ancora. Ah, quindi è un coito interrotto applicato. Esatto, esatto. Noi di solito con i giochi di tavola è prevalente questo discorso. Però i giochi di tavola sarebbero le risse. I giochi di mani, i giochi da villani. No, esatto, bella questa cosa comunque, Davide, interessante. Proprio sarcasmo. No, serio, bello. Cioè, no, grazie. Bruno, tu c'hai questo problema con le persone. Sì, non lo so, non si capisce mai, però in questo caso ero serio, grazie, Davide. E vabbè, dicevi, Simone? No, quello hai finito la spiegazione un po' anche tu, cioè nel senso sono d'accordo con te, per certi giochi sarebbe molto più anzi per molti generi sarebbe da sperimentare, sarebbe molto più secondo me si tenderebbe a cercare di capire meglio e di più e a seguire un po' quello che succede. Certe volte giochiamo svogliati. Pure GTA, almeno io certe sessioni me le faccio senza audio, magari ecco, metti vaso giusto per vederti la cutscene se te va, se non neanche quella, se non è una missione che ti prende, e certe volte non so, magari so solo io che sarò con un QI piuttosto basso, può darsi, ma non capisco, nel senso, no, che e con questo si è raggiunto il massimo. Era il tocco di classe che mancava a Free Play. Ma chi è? Questo ci voleva. Chi sarà mai? Davide. Questa era la perla famosa che ci voleva lasciare. No. No. La comicità alla Martellone. E ce l'ha lasciata una volta per tutte. Mo pretendo Davide che torna sparando un bucio di una roba di questo, per forza. Davide, ti voglio bene. Ecco. Davide! Davide? Eccomi, che c'è? Muta il microfono! Come? Mutano il microfono, si è sentito tutto. È stato un momento bellissimo. Non è che si è sentito chissà che, si è sentito lo sciacquone, la sedia. Basta, anche dai. Lo sciacquone si è sentito. Pensa che qualità no. Sto microfono. Cazzo. No, Simone, ti prego, non tagliarlo. Non tagliarlo, perché io sto momento lo citerò nelle prossime 10 puntate. L'aggiungiamo, la gente non capisce. L'aggiungo sul finale, magari. Come no, deve rimanere. Vabbè, dai, comunque. Aggiungeci a questo punto Boldi che dice la bella. Infatti, ci sta un gidiale. Esatto, esatto. No, 1, 2, 3, stop. Stella. No, manca Mirko. Mirko, tu la lunghezza? Ecco. Dipende, cioè, il problema secondo me... No, ragazzi. Aspetta. Ma cazzo, no, fate la pausa, Mirko, tu la lunghezza e poi quell'altro dipende. Allora facciamo pausa, respiro. Io comunque d'ora in poi pretendo lo sciacquone di Davide a sottolineare i momenti topici, sempre. Può diventare la rubrica, in bagno con Davide. È partita la stupidera. Oddio, sto morendo. Ragazzi, la lunghezza, questa è sconosciuta. Con me non è mai stato Fabio, vi cambio di banco, e a te Aurelio.
Cosa? Li cambio di banco a Fabio Aurelio se non la smetto di andare a partire. Infatti, non vi copiate. Se dici che fai. Vabbè. Facciamo parlare Mirko, porca puttana, dai. No, volevo dire che per me la lunghezza non è mai stato un problema, ma non sarebbero state le parole giuste, però. No, vabbè, cazzata a parte, dipende, perché il problema è quando lo avverti in prima battuta che il gioco si sta trascinando molto, perché secondo me poi alla fine ormai il 99% dei giochi, tolti gli RPG e pochi altri, c'hai la selezione delle missioni, quindi alla fine è come un CD che tu le prime volte magari te lo ascolti un paio di volte tutto fino alla fine e poi salti completamente le parti che non ti interessano, le tracce meno interessanti, e secondo me è un po' lo stesso nei videogiochi. Cioè a me mi è capitato ultimamente di fare delle partite adesso caricando il livello che mi piaceva e saltando tutta l'altra parte proprio per il gusto di giocare, non lo vedo tutto sto gran problema. Poi però sì, cioè anche quello che dicevate alla fine, che manca a volte una coerenza e che si vede che i giochi sono fatti a pezzi e poi montati insieme, sta cosa in molti molti giochi è avvertibile, e sono proprio d'accordo anche con quello che ha detto Davide facendo esempio dei giochi di tavolo, che poi cioè tipo The Last of Us lo rispetta perfettamente quel meccanismo lì, infatti per me è perfetto sia come lungata che come proprio divisione dei livelli eccetera. Ma dissentisco io da lungata, però. No, scusate, io ho lunghezza, forse. Vabbè, ho detto lungosità. Io sto pensando, ma se fosse Davide quello di How to Basic, perché con tutti i rumori che fa, mo lo sciaccone fa proprio l'indizio cardine. Perché l'hai richiamato in causa, Bruno? Ci ho messo tantissimo a dimenticare. L'indizio chiave. No, io dico solo la mia brevemente, che oggi, anzi ieri, o forse oggi, non lo so, ho letto su Cracked un coso. Cracked è un sito che fa tutte queste cose, diciamo, di umorismo, alcune più riuscite, altre meno, tutte liste di Stone, le 5 cose che, e c'era scritto le robe che per cui ti accorgi che sei un giocatore che sta diventando vecchio, e c'era scritto che la differenza tra chi è più giovane e gioca e chi è più vecchio è che quando sei ragazzino, che c'hai 14, quindi 16 anni, c'hai un sacco di tempo da perdere, da riempire, quindi ti vanno bene i giochi da 500 ore. Quando invece... Ammazza, e chi è questo intellettuale che ha fatto questa... ma è una cosa secondo me che alla fine si parla sempre la lunghezza giusta è a seconda del tempo che uno c'ha. Se sei uno che c'ha un sacco di tempo libero, che non sa che cazzo fare, ti va bene un gioco da... che ci puoi passare i pomeriggi, le serate, le nottate. Invece... No, secondo, se è un gioco che è lunghissimo, ma non sfrutta lunghezza, nel senso che fai per 500 ore sempre la stessa cosa, nel senso che annacqua, no, pure se c'è pure il bimbo che c'è tutto il tempo che vuoi, a un certo punto si rompe il cazzo. Dipende, ma sono molti giochi stralunghi, io da bimbo, anche tutti quanti, non li finivamo, perché a un certo punto ci rompevamo il cazzo. Tutto con i bambini è ancora peggio, perché da bambino c'è meno... Sì, sì, no, questo è vero, però se pensi un gioco tipo come Skyrim, che Skyrim c'hai 3 miliardi di cose da fare, se sei ragazzino ci perdi magari le giornate, se sei invece un... Perché se sei ragazzino sei deficiente, non capisci che se gioco... Se invece sei più adulto non ce le perdi perché non c'hai quel tempo là. E quindi niente, questo era tutto, quindi andiamo subito velocemente a parlare della prossima notizia. Perché tu mi hai lanciato il sasso, però io ti risponderei... Ah. Però non ti rispondo. No, rispondi. Ora ce lo devi far sentire, Simone. Perché sono sul repiore. No, secondo me non è perché che a 16 anni c'hai tante ore. Cioè, sì, è vero questo, ma il problema è un altro. Perché noi vogliamo affrontare i videogiochi in una certa maniera. Li affrontiamo in una certa maniera. Perché ci sono un sacco di gente che conosco che gioca 5 giochi, 4 giochi, ma sono tanti 4. Quando proprio sono tanti, giocano 4 giochi l'anno. Magari si comprano una PlayStation per Skyrim, per la roba, insomma, Bethesda, e si fanno, oppure BioWare, sì, insomma, si devastano di ore e ore e ore su, appunto, su GTA, comprano 2 giochi l'anno e se li spolpano fino alla fine, e c'hanno tutte le età, e il problema è che, secondo me, come affronti pure un determinato... Davide, a un certo punto parte pure la banda, oppure... No, guarda, almeno... mi si è piegata ancora di più la gamba della sedia.
perché c'ha tre gambe sta sedia, quindi ti prego, Davide, cadi nella tazza e tira lo sciacquone. La colpa dell'anno. Basta, vabbè, insomma, per me c'è questo che è differente, perché c'è un sacco, c'è tanta gente che gioca qui, aspetta un anno, se fa il day one di quel gioco e gioca o a multiplayer e basta, oppure gioca a un gioco e se lo porta avanti fino a che, fino allo stremo. Quindi per me c'è questa differenza. Sì, però. Sì, no, ma poi dipende. Io parlo nel mio caso, personalmente, quando ero più piccolo, magari potevo permettermi di passare tutto un pomeriggio a giocare, adesso no, e quindi per me è molto importante che comunque un gioco non si perda troppo in lungaggini, eccetera, eccetera. Ma perché ne vuoi giocare un altro? Non perché non. Perché. Capito? In quel senso. Ma no, ma è anche perché se c'hai poco tempo, se c'hai, per esempio, ripeto, come Walking Dead, in due ore comunque ti sei fatto un'esperienza completa, diciamo, anche se magari è solo episodica. Invece un altro gioco, magari in due ore prendi Assassin's Creed e hai fatto solo mezzo tutorial, e quindi diventa un po' più problematico giocarselo così. Tra l'altro ci dice Babbre che per lui dipende da gioco a gioco, se il gioco è bello ma lungo lo gioco tutto anche se posso dedicarci poco tempo, quindi bello il gioco se gioca tutto. Poi Trax House dice bomba, Euro Truck Simulator 2 now supports di Oculus Rift eppure Slender. E poi ci chiedono se abbiamo comprato Girl Fight, io non l'ho comprato. C'è pure papà Costantino Vitaliano che dice quindi il videogiocatore medio è cassa integrato, ma magari o tendenzialmente disoccupato cassa integrato oppure non lo pagano abbastanza, quindi ragazzi io non è per dire, però PayPal, così vi lancio quest'esca e niente, quindi chiudiamola qui con la lunghezza. Grazie a Asso di Donne in Fiore per l'email. Vi ricordo Cassio di Donne in Fiore è info@freeplaying.it l'email a cui potete scrivere se avete dubbi, problemi, incertezze. Diciamo che è una sera, siete da soli e vi arriva un messaggio dalla vostra ragazza che vi dice ieri è stato bellissimo, solo che la vostra ragazza non la vede da una settimana. Come reagite? Voi scrivete a Freeplaying e noi vi insegneremo, vi spiegheremo come affrontare questi momenti. O altri momenti, insomma, siamo un po' come il canale YouTube di Paolo Villaggio. Voi ci scrivete, noi rispondiamo e vi diamo la nostra saggezza. Sappiate che se siete persone famose rispondiamo prima delle altre. Infatti, grazie Paolo. Grandissimo, grazie, Paolo. Grazie. Iscrivetevi tutti al suo canale. Niente, due notizie brevi. John Carmack ha detto che SteamOS lo farebbe ridere proprio di quelle risate solo se non si trattasse di Valve, perché ha detto noi Valve quando inaugurò Steam ci chiesero Doom 3 e io gli risi in faccia, poi me la sono presa in culo, quindi adesso mo che è uscito SteamOS se fosse un'altra gli riderei in faccia, però è Valve, quindi no, non so, amici, avrebbe capito tutto, insomma. Sì, non so se avete qualche commento. Aurelio, tu che ridi in faccia ai sistemi operativi, cosa ne pensi di Carmack? No, ma secondo me, scherzi a parte, c'ha perfettamente ragione, perché se non ci fosse Valve dietro, penso che anche noi saremmo scettici di fronte a un'idea simile, perché sembra un po' una follia cercare di contrastare il duopolio Sony-Microsoft, però Valve può tranquillamente permetterselo, con Steam ha dimostrato che può farcela e quindi ci fidiamo tutto sommato. Fabio, secondo te Gabe Newell ha minacciato Carmack con i coltelli di quella vecchia foto che fece vedere che dietro c'aveva il logo di Half-Life 3, perciò Carmack ha detto così? Sicuramente è andata così. Sì. Comunque no, io sono scettico, come il grande Pontamilu. Luca Pontemilu, anche se c'è dietro Valve. Mirko, tu te la faresti una risata con SteamOS? Oui, mi sentite? Sì. Una risata con SteamOS? No, vedremo, comunque mi trovo d'accordo con Carmack. Davide, fa ridere di più Carmack o Gabe Newell? A me mi fa ridere Totò. Pure Totò ha detto ieri, la dedicazione io a Steam ci rido in faccia. SteamOS c'è ma non si vede, come la nebbia a Milano. Qualcosa? No, io cioè, secondo me, cioè, in una situazione del genere, anche se qualcuno ti offrisse l'opportunità di mettere un gioco in esclusiva, a parte per come sta messa ID
anche se se ci vado io dovrebbe accettare Carmack, ma tolto questo comunque l'esclusiva, esatto, no, l'esclusiva la fai temporale, cioè dici vediamo se non supera un tot di vendite col cazzo diventa esclusiva e lo fai vabbè. Comunque c'è Mike. Va bene, quindi caro Carmack, facci sognare. Ma lo sapete che le idre esistevano anche in una varietà acquatica? Quante cose che si scoprono leggendo Wikipedia? Hai visto? La famosa idra a 9 teste. Esatto. No, scusa, non a 9 teste, a 9 capi, quindi a 9 capitoni, e quella è l'idra d'acqua. E quindi dicevamo, altra super notizia, c'è stato il CEO di Oculus Rift che ha confessato che lui quando usava Oculus Rift poi andava a vomitare, quindi disturbi... Ma perché era particolarmente brutto, perché... No, perché c'aveva il motion sickness, più probabilmente qualche disturbo alimentare, quindi dopo che usava Oculus Rift vedeva la sua immagine allo specchio e diceva ah, quanto sei grassa, e poi andava al cesso e diceva basta. Giustamente, prendiamo anche per il culo. Mi sembra una puntata perfetta. È giusto così. Ma no, ma quasi scherzo, cari amici. Una risata ogni tanto, così, per alleggerire la vita, questa vita di patimenti che soffriamo tutti, nessuno escluso. E dicevamo, con questo velo di tristezza, che quindi lui, la cosa sua stessa, che lui andava a fare pubblicità, poi segretamente, quando usciva dal palco, prendeva e vomitava. Lui era come l'ispettore Bloch di Dylan Dog, prima di andare a fare conferenze si prendeva l'antiemetico, e poi diceva, io dal 1945 che non vomito con l'Oculus Rift. Niente, tutto sto preambolo per dire che però sta per uscire l'Oculus Rift nuovo, che avrà i display ancora più ad alta risoluzione, e che dice che adesso riesce a giocarci 45 minuti senza vomitare, quindi è molto contento. Che dire di questo? Simone, tu che ne pensi? Vuoi provare l'Oculus Rift senza vomitare? Io sì, ma anche vomitando. Cosa che no, te lo godi a metà, come se non ti metti le dita. No, dopo ti devi leccare le dita. È tutta una grande metafora. Esatto, no, ma son contento. Adesso però lo facciano arrivare. Faccino. Lo faccio. Mi pare che dovrebbe uscire da qualche mese, se non mi sbaglio. Dovrebbe... Beh, sì, mo, 300 euro, insomma, però lo proviamo, lo proveremo, proveremissimissimi. E tra l'altro vediamo. Hanno detto pure che forse stanno pensando di montarci dentro Android, in modo che potrà essere usato anche... slegato, sì, Simone, 3 miliardi che ci dovranno montare dentro iOS. No, assolutamente no. No, per iOS stanno facendo quel robo, il Vrase, che praticamente sarà solo il caschetto e tu ci metterai dentro lo smartphone e lo userai come visore. Ma quella è una griglia per la te, per cuocere il cervello, non... per procurarsi un tumore in 2 minuti. Esatto, mentre però giochi Angry Birds, che voglio dire, insomma. Tra l'altro poi sempre il CEO ha detto che praticamente Oculus Rift potrà essere praticamente l'IMAX dei videogiochi, perché potrà essere usato anche per vedere film in 3D, porno in 3D, aggiungo io, quindi potrebbe essere tipo un nuovo, dove non è arrivato la televisione 3D potrebbe arrivare l'Oculus Rift, quindi attenzione. E tra l'altro così diciamo anche che è in uscita il nuovo gioco di Simone Tagliaferri che si chiama White Heaven. Che oggi non è potuto essere con noi, sai che era stato invitato, ma ah, sì? All'anniversario e ha detto non posso. Soprattutto come c'è scritto sulla pagina di The Shelter, notizie vogliono, rumor vogliono che poco prima del trailer il gioco fosse intitolato Anna copriti che fa freddo, hanno cambiato il titolo, misteriosi motivi. Perché uscirà d'estate. E glielo in faccia, quindi... adesso lo chiami, glielo dici in no, comunque faccia. Userà l'Unreal Engine 4 che... cioè tanto di cappello, e poi sarà anche compatibile con l'Oculus Rift nativamente, quindi White Heaven, mi raccomando, tenetelo d'occhio. Io volevo, non lo so, Aurelio, tu qualcosa da aggiungere su questa cosa dell'Oculus Rift? Che ne pensi? No, niente di che. Sono molto curioso di provarlo, perché tutti quelli che, dai, ma che va alla l'hanno Games provato Week senza vomitare sono entusiasti. Pure Peppe, Sasso, ce ne aveva parlato. Ciao Grillo.
scoprite, non ce lo vogliono dire. No, quello Peppe Grillo penserà che ti controllano il cervello attraverso l'Oculus Rift, chi quindi dice che non mi è sa così. Che è contrario lui. Mirko? So, probabile, infatti. Mirko, Oculus, ma... pareri? Allora, quanto è lungo il tuo Oculus? Non penso che lo prenderò mai, però sì, provalo, sarei curioso anch'io. Poi dopo la questione dell'adattamento, io boh, penso che è comprensibile, anche perché mi ricordo la prima volta che ho provato Doom, ho detto Dio, cioè stavo veramente sboccare. No, proprio perché c'è quel movimento su e giù che sì, mi ha fatto venire mal di mare, ho detto no, io un gioco del genere non riuscirò mai a giocarlo per più di 10 minuti, e poi piano piano ci ho fatto le giornate, quindi non e capisco. Quindi soffri di motion sickness? Ma guarda, quello è l'unico caso che mi ricordi in vita mia proprio così forte. Io sono passato da Wolfenstein 3D che ci giocavo. No, vabbè, ti eri mangiato il topo di New York, insomma, quando hai provato. No, vabbè, ma quello ancora a New York non sapevo manco che esistesse, credo, quando ho visto il primo Doom. Sì, però... vabbè, nel senso, era una cosa... Ma stranito. E poi sì, probabilmente ne soffro un pochetto, perché mi ricordo che me lo fai venire in mente anche quando avevo provato Descent, non so se ve lo ricordate. Sì, sì, quello con quei visori 3D, però mamma cioè, 3D. Mia Descent, che sei matto, Descent. L'avevo provato con uno di quei come se, quei specie d'occhialini, insomma, che e stavo veramente malissimo, anche perché boh, saranno stati a 20 Hz, quindi tipo ho cominciato a sanguinare dagli occhi, poi fluidi corporei che spruzzavano da tutte le parti, davanti o di dietro, dappertutto, proprio un disastro. No, però e chi mancava ancora? No, io volevo dire solo sta cosa, di nuovo l'angolo del The More You Know. A proposito di vomito, l'altro giorno ho letto sta cosa scientifica che si pensava che gli uomini di Neanderthal, visto che ci avevano trovato tipo delle tracce di erbette dentro i denti, si pensava che fossero tipo degli hippie che si curavano con le erbe, vegetariani, vegani, e invece adesso ci sono stati dei ricercatori che hanno detto no, praticamente loro si mangiavano i contenuti dello stomaco delle prede che catturavano, come fanno certi tipo gli indiani Inuit, quelli di Beyond, e quindi... Da tutti questi ricercatori comunisti che dicevano no, si mangiano le erbe, sono stati smentiti, o meglio, è stato detto che probabilmente non è sicuro che sia per quello che hanno le erbe tra i denti, può darsi che sia perché si mangiavano la poltiglia, la pappetta che trovano dentro gli stomaci degli animali. E quindi, cari amici, se mettete l'Oculus Rift in testa a un animale, poi potete mangiarvi queste delicatezze e non ucciderlo. Sì, infatti, hai ragione. Questa non ci avevo pensato, quindi potrebbe essere la soluzione mangiare animali. E niente, io non lo so, Simone, visto che è mezzanotte e che dicevamo di fare una puntata sprint oggi, io farei come dice Davide, quando c'è ancora voglia di continuare ci fermiamo e passiamo agli extra credits, poi tanto le altre notizie sono quelle che sono, che dici Simone? Ma per me va bene. Ok, allora passiamo agli extra credits. Se va bene... Ah, va bene a tutti? Votazione, Fabio, ti va bene? Sì, mi va bene. Aurelio, ti va bene? Vai, vai. Davide? Vabbè. Davide? Tira uno sciacquone se ci sei. Secondo me se lo sta preparando. Uno sciacquone per sì, due sciacquone per uno. Mirko? Ci sono. Ok, Davide? Tu sei d'accordo che passiamo subito agli extra credits, così facciamo una puntata sprint? Sì! E finiamo prima di avere voglia di continuare, di continuare. Certo. Come i giochi di tavola. Coito interrotto, vai. E adesso fa una bella pipì, una bella pipì, una bella pipì, 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 una bella pipì, 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 una bella pipì, 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 pipì. Oh, devo fare la pipì. Oh, intanto fra uomini che se ne frega. Cari amici, bentornati su Extra Credits, la rubrica dove parliamo dei giochi, delle cose che vediamo, delle cose che non vediamo, delle cose che ci piacciono, delle cose che non ci piacciono, delle cose che insomma noi vediamo e vi consigliamo. Ciao a tutti, ciao a chi vuole cominciare, vai Davide. Mi prendi di contropiede, comunque. Ibra. Sì, allora, giocato a qualcosa questa settimana? No, non ho giocato un cazzo, quindi ma non è giocato. Tutte le serie che ci siamo sentiti, Davide. Sì, a che cosa? Ah, ho giocato a Bad Hotel, che è un giochetto del cazzo su Steam, costa tipo 4 euro e per 4 euro comprate, per il divertente, in Tower Defense, in cui ogni pezzo che metti fa un suono diverso, quindi te costruisci sta Tower Defense System coso e si fa la musichetta mentre lo costruisci, quindi è tutto yeah hipster, con i colori sparaflesciati, eccetera, eccetera.
ho giocato a Hearthstone, che è il gioco della Blizzard, il gioco di carte della Blizzard. Praticamente hanno copiato Magic, hanno cambiato due cose per non farsi fa causa. Però è divertente, è un po' più sempliciotto di Magic, nel senso che le carte sono più semplici, fa robe interessanti, nel senso che sfrutta molto il fatto che sia solo digitale, quindi fa delle robe che se fossero cartacee non funzionerebbero, perché o richiedono molto bookkeeping o comunque interagiscono con sezioni che sono nascoste agli avversari. Quindi fa alcune cose intelligenti. Il gioco è un po' sempliciotto come meccaniche, però è abbastanza divertente, quindi anche questo è consigliato. Poi no, intanto ho giocato rotazione veloce di dischi che ho sottratto, consigliati, non consigliati. Sì, esatto. Obsidian di Bats, cantautorato elettronico con influenze glitch, è ok, se può ascoltare, 3 su 5. Il nuovo dei cani, Glamour, che ha ascoltato pure Aurelio, oltretutto. Ma già il disco, tutto? Sì. Trova pure su Spotify. Sì, sta su Spotify. È così. Scusa, c'è qualcuno che sta ansimando. Il fiocco! Fiocco, che si sta facendo un rasputo. Ecco. Pronto? No, era Cavabonga. Fiocco era Davide. Vabbè, tanto anche. Vabbè. Comunque, no, Cavabonga ero io e Fiocco era Fabio. Comunque, Glamour dei cani, così. Non è inascoltabile, però è molto più debole del loro primo disco. Due pezzi sono belli, che sono Non c'è niente di Tui e Coso, come Vera Nabokov, esatto, sono i due che spiccano, il resto è me, cioè se lascia ascoltare già me lo sono scordato. Chi è Vera Nabokov, per noi che siamo ignoranti? Quello, ma non ne ho idea io, quindi l'autore di Lolita, mamma mia. Nabokov. No, è la moglie dell'autore di Lolita. La moglie dello, okay. Sì, sì. E che c'aveva lei? Era piccola? Sì, di quel cognome. No, dico, ma lei era una Lolita, c'aveva 16 anni, tipo, che c'aveva di particolare? No, vabbè, non niente. Lo so, cerca su Wikipedia. Sì, mo lo cerco, dai. Comunque, Aurelio, a giudicare la canzone tagliava la carne al marito, questo faceva. No, serio. Ma oggi mi fa stranissimo, ma sono maledettamente d'accordo con tutto quello che dice Davide. È brutta segna, è brutta. Sì, infatti, mi starò sentendo male e raggiungo Sicilomani. No, ma ciao, a me i cani piacciono assai. L'album d'esordio mi aveva proprio sconvolto emotivamente, una gran bella figata. Questo Glamour è più debole, di sicuro. Diciamo che un pelo cresce con gli ascolti, perché gli si deve imparare un minimo a volere bene, però in sostanza Davide c'ha... Diciamo la cosa che si nota è che comunque sono cresciuti musicalmente, però non hanno mantenuto quell'attenta craft. Attenta a come parli, che so tutti amichetti miei. Esatto. No, ma c'è una roba buona, nel senso che musicalmente il primo album era mediocre, nel senso che era post-punk, come ce ne sono tantissimi. Questo c'ha delle idee interessanti, però non riesce a controbilanciare quei testi che poi erano quelli che avevano fatto, che facevano il primo album, che lo rendevano una spanna in più. Che adesso fa una bella pipina, esatto. Quello è meglio. Esatto, quello è 5 su 5, capolavoro. Poi, allora, c'è una bella rotazione di roba veloce. Oscar Luis, Empty House, che è simpatico, che ce la ride. No, è che non si è capito. Oscar Whiskies. Mi fa il piacere, Davide, mi fa il piacere, me li scrivi, perché io quando faccio le note dell'episodio mi voglio uccidere. Poi te li scrivo. Oscar Luis con Empty House, che è il progetto pop, tra virgolette, di una cantante che fa tipo roba lirica, sinfonica. È ok, un po' country, però non folk country, però non nel modo... non nel modo irritante di roba come Laura Marling e roba così. C'ha dei pezzi interessanti, il problema è che forse mancano proprio il punch, manca i ritornelli forti, le robe così. Alcuni pezzi ti dicono sì, bello, però mi ricordo che cazzo ho ascoltato. Però ci sono un paio di pezzi carini, eccetera, così. Altra gente italiana, Green Like July, Build a Fire, praticamente copiano i Belle and Sebastian male, bocciato.
Interiors di Glasser, questo è il migliore, che è praticamente Imogen Heap barra Bjork con dei problemi, come direbbe Simone, però si lascia ascoltare. Già Bjork parte, insomma, vantaggio. La cosa simpatica è come basi elettroniche, mentre Bjork eccetera eccetera è più ambientale e cose così, è un'elettronica più tra virgolette moderna, più pop. Molto molto carino, Glasser Interiors. Poi c'ho altra roba mediocre qua, outfit, performance degli outfit, che cerchiamo di essere di Depeche Mode ma non ci riusciamo. Imperium The Blouse, che è cagatella hipster, punk hipster per quelli che non ascoltano musica, e ho finito. A parte quello no, nient'altro. The Newsroom magari ne parla Simone e mi aggiungo poi io. Mm-hmm. E ho finito con la mia carrellata di roba e se ne va. Ho finito. Me ne va, me ne vado, me ne vado. Senti che effetto scenico però, No, finito di annoiarvi, passo la palla a Aurone. Uè, io cercavo di nascondermi dietro il banco, ma nulla. Allora, voi di The Wolf Among Us avete già parlato la volta scorsa, vero? Beh, vabbè, ma di, sì, di tuo, Fabio ci ha detto un po' di cose. Ok, allora aggiungo giusto due considerazioni personali, e casomai Fabio mi sostiene, mi dà un po' una mano. La prima, che è su un aspetto un po' marginale e banalotto, non so se l'hai detto, ma è, secondo me, una delle robe proprio esteticamente più belle che si siano viste negli ultimi anni, proprio da vedere su una TV. È il primo gioco che sembra davvero un fumetto in movimento. E il bello è che è lo stesso engine usato per The Walking Dead, però in modo molto, ma molto più gradevole. Sarà probabilmente anche merito del fatto che The Wolf Among Us ha colori molto più brillanti, ma funziona da Dio, da vedere uno spettacolo, secondo me. Comunque, questo primo episodio mi è piaciuto da pazzi, probabilmente più del primo di The Walking Dead, per fare un paragone un po' forzato. Io Fables, il fumetto, non l'avevo mai letto, questo universo mi ha conquistato, perché queste rappresentazioni un po' adulte, un po' più cattivelle dei personaggi delle favole, sono effettivamente di grande impatto, strappano le loro risate in più di un'occasione, e soprattutto usare personaggi simili per fare critica sociale è un'idea semplicemente fuori dal mondo, che è impossibile rimanere impassibili. Il giocone in sé, sostanzialmente siamo sempre dalle parti di The Walking Dead, però con un'anima più noir, più investigativa. Il tutto prende parte da un omicidio, in parole povere, possiamo dire che è un The Walking Dead con i problemi. È un The Walking Dead con i problemi, con una spruzzata di noir, di poliziesco, e che funziona dannatamente bene, perché il materiale di base è eccellente, questo universo narrativo che si presta benissimo a fare simili cose. I personaggi fanno morire. Bigby, il lupo nero, il lupo cattivo, è fortissimo. E il lavoro fatto dai Telltale in fase di scrittura è quello eccezionale al quale ci hanno abituato nell'ultimo anno abbondante. Quindi per me è promosso proprio a pieni voti, e non vedo l'ora di provare il 2, ma proprio prima di subito. Davvero molto molto caruccio. Sei d'accordo con quello che ho detto, Fabione? Fabio si astrae. Ah no, mi sa che gli è saltato la linea. Fabio, ci sei? Fabio? Ma evidentemente non c'è. State dicendo che ho parlato per una buona mezz'ora da solo? Sì. Sì. Ma tu sentivi quello che io dicevo? Sì, sì, no, io ero qua nell'hangout. Eri con noi, ma non eri con noi. No. Comunque, guarda, la settimana scorsa ho detto esattamente le stesse cose, compreso il fatto del primo capitolo di The Walking Dead, che questo mi è piaciuto di più, quindi sono completamente d'accordo. Ah, ok, siamo bellissimissimi allora. Ah, sì. Viva The Wolf Among the Dead. Oh, va. Sì, sì. Guarda, se si manterrà su questi livelli, la stagione sarà una roba stellare. E il trailer del secondo episodio promette davvero tanta tanta roba. Ma pure The Walking Dead costava così tanto? Sì,
qualche però... spiccio di meno forse, ma da sì, quelle parti sì, lì. Sì, siamo da quelle parti, però a Natale con i saldi di Steam li recuperi perché lo trovi a 14, io lo pagai 14 mi pare, brutto il pacco. No, ma 14 ci sta, poi tutto Natale tutti più buoni, ma adesso... Cioè, io intanto sto mettendo... Ah, voglio solo segnalare un'ultima chicca, che poi io ho finito con i miei extra credits perché di Beyond tanto se ne è parlato davvero tanto. C'è questa cosa fighissima che è il libro di Fable, che è praticamente una piccola enciclopedia in game che raccoglie schede relative ai vari personaggi, e per chi non ha letto il fumetto è molto utile per raccapezzarsi ed è fatta anche in modo molto caruccio. Quindi una piccola aggiunta che ma all'interno ci del sta gioco? Proprio da Dio, secondo me. Sì, sì. Sì, sì, lo puoi consultare poi dal menu principale. Mm-hmm. Tu, man mano che prosegui nell'avventura, incontri nuovi personaggi, sblocchi la loro scheda all'interno del libro di Fable. Ed è proprio ben fatta. Ecco, io volevo sono dire... proprio entusiasta, per me la roba migliore di quest'anno, fino ad ora, probabilmente. Addirittura. Sì, sì, sì. Io volevo dire solo una cosa che ho condiviso sui nostri social network, Dragon's Crown Motion Collection, che praticamente fa vedere un filmato giapponese dove si vedono tutte le animazioni di Dragon's Crown, che è quel picchiaduro dove ci stanno le femmine con le tizie grosse. Quindi così, favorite se vi piace. Stavo vedendo qua in sottofondo mentre parlava Aurelio, e dai, c'ha proprio una bella grafica sto gioco, a parte tutte le zozzerie... È proprio una grafica micidiale. Niente, Aurelio, a chi è che passi la palla? Io passo la palla, visto che parlava mentre e noi non l'ascoltavamo, a Fabio, dai, così si può rifare. Io purtroppo il mio extra credit l'ho detto mentre nessuno ascoltava. No, era veramente. Io ho giocato a The Stanley Parable, che ha giocato pure Bruno, no? Sì, sì. Eppure Aurelio? Purtroppo non ancora, sì. Io ne parlerò settimana prossima, ci alterniamo io e te. Ok, ne ho scritto anche su The Shelter, se riuscite a entrare nel sito, visto che questi giorni è un attimo problematica come cosa. Ci state subissando. Questo è il potere, se potete. Dio, Dio. No, questa comunque la dovete leggere perché, non lo dico per dire, ma è una delle robe più belle che abbia letto negli ultimi anni. Sì, questo Fabio ha cacciato una recensione allucinante, troppo grazie. Bella. È un po' difficile descrivere che cos'è The Stanley Parable, perché in realtà cioè, ci fu anche un litigio nel nostro gruppo interno di Facebook proprio perché alcuni elementi, di cui non farò il nome... Alcuni elementi del gruppo sono cretini, quindi non sono stati... mi dissocio da queste relazioni. Comunque, diciamo, tendono a circoscrivere i videogiochi solo in certe... hanno una visione del videogioco piuttosto stretta, ed è Stanley Parable in realtà esce da questa visione, perché è un metagioco, nel senso che è il gioco stesso che gioca col videogiocatore. In realtà il modo in cui si presenta è una specie di Portal, non si discosta molto da Portal, però a un certo punto, insomma, nel gioco, senza spoilerare troppo, perché poi è tutto un gioco di sorprese questo, se te lo raccontano prima è inutile. Ecco, magari... sì, sì. No, dico, però a un certo punto il gioco ti presenta un bivio, cioè a un certo punto, subito, un gioco ti presenta un bivio e ti indirizza, essendoci un io narrante nella storia, ti indirizza nella direzione che il personaggio deve prendere. E a quel punto, insomma, viene fuori la natura del gioco, perché tu puoi anche disobbedire al gioco e prendere l'altra direzione e vedere qual è l'evoluzione della storia, insomma, del gioco, anche se il giocatore disobbedisce. In realtà The Stanley Parable è tutto lì, nel senso che è tutto dura una decina di minuti per ogni finale, ce ne so tantissimi, però mantiene comunque la natura d'esperimento, perché non esce mai non diventa mai un gioco vero e proprio, se volete di nuovo entrare nella definizione di gioco come qualcosa che abbia una sfida, qualcosa che abbia un obiettivo chiaro. È molto esperimento. Sono morti 100 bambini africani nel momento in cui è stato le parole gioco vero e proprio. Vabbè, dai, è come dire che i ricchioni non sono esseri umani, dai. Oh, Ovvia sarebbe d'accordo con questo, dai. Quanto rompi i coglioni, Davide? Tanto, dai, è il mio lavoro. Allora, un gioco secondo i classici canoni va bene? Vai. Va bene, ok. Ci siamo riappacificati.
Che e comunque dicevo, volevo aggiungere, visto che mi hanno interrotto, che è uscito prima di Forza la versione, credo, Porta l'ha copiato. No, no, io dicevo che assomiglia a Porta. Sì, 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 no, giusto, o Porta l'assomiglia a questo, no? Esatto. No, magari ho detto pure una cazzata. Porta non ha inventato niente. Credo sia uscito prima di Porta, però se non è vero non sono responsabile. Non è rotto per niente, grazie. Da giocare perché è completamente folle, perché ti dà l'impressione appunto che sia il gioco stesso che gioca con te, e ci sono tutta una serie di situazioni che tu cerchi di, ecco, la metafora che ho fatto nella recensione è che è come quando, non so se avete mai giocato ai giochi di ruolo cartacei, non è mai capitato? Sì? No? No? Sì, sì. Ok, sì, sì. Quando c'era il giocatore che cercava di rovinare la storia del master facendo robe assurde, che ne so, incontravi il personaggio con cui dove... magari sì. Sì, esatto. È il classico Davide del gruppo, che tu incontri il personaggio che ti spiega quello che devi fare e lo uccidi, ecco. So, quelle situazioni in cui cerchi di mettere il bastone tra i piedi del master. Ma vorrei piccola parentesi, i miei giocatori nell'ultima sezione hanno cercato di buttare un aereo pieno di esplosivi sul palazzo dove vive il cattivo, perciò ora gli sto mandando un Leviatano contro, quindi è rilevante. Esatto, succede questo, nel senso che il giocatore cerca di fare dispetti al narrante, e il narrante poi fa dispetti ancora più grandi al giocatore. E tutto questo all'interno del videogioco è fighissimo, perché non capita mai, e soprattutto perché ti dà la sensazione di essere una forza eversiva all'interno del gioco, quando poi è praticamente tutto già previsto, e quindi rimani sempre più di merda in ogni situazione che si presenta. E ci sono un paio di situazioni che veramente sono al limite del geniale. Costa, mi sembra, adesso sta in sconto una decina di euro su Steam, che se li vale tutti, perché comunque se cercate tutti i finali, tutti i segreti, gli easter eggs, che sono tantissimi, ma anche solo per il gusto di mettervi là davanti con un amico e fargli giocare il gioco senza dirgli niente prima, e godervi la faccia che fa, io l'ho fatto e mi sono divertito molto. Ma se posso accodarmi, io ci ho giocato. Secondo me sta storia che è tutto basato sugli spoiler è vera, ma neanche più di tanto, nel senso che sì, c'è la sorpresa di giocarlo, ma sono anche forse un po' prevedibili cioè non tutte le cose che ti fa vedere, però è prevedibile qual è il succo del gioco. Una volta che hai detto che vai contro l'io narrante, cioè capisci che comunque più o meno cosa succederà. Però secondo me la cosa più bella di questo gioco è il messaggio che cerca di veicolarti, e che comunque ti lascia un attimo così a basito a riflettere, perché comunque F5. Esatto. Perché comunque ti parla di controllo contro predestinazione, contro libero arbitrio, e ci sono dei finali che, guarda, mi dispiace che non possiamo spoilerarli, perché magari si potrebbe anche dire qualche parolina così su certi finali, però per esempio la situazione in cui, per non spoilerare, la situazione in cui si guadagna maggiore libertà è quella in cui si perde il controllo. Se lo giocate, poi magari andatevi anche a leggere qualche facco, qualche recensione, qualche analisi, perché poi alla fine il bello di questo gioco è questo. Infatti secondo me sarà una cosa anti-appassionato da dire, ma secondo me si può anche vedere tranquillamente il filmato su YouTube, non vi perdete quasi niente di, anzi forse pure più rilassato. Però ti perdi tutto il discorso del libero arbitrio e delle scelte che hai fatto un secondo fa, Bruno. Ma sì, quello diciamo che te lo vivi sulla tua pelle, però alla fine non è che cambia molto, che tu mandi avanti il gioco facendo andare avanti. Bro, va a giocare di Shima, va. Ma quanto dura? Scusate, una partita? Poco, infatti non c'è nemmeno l'opzione per salvare. Però la cosa figa è che lui si ricorda, ogni volta lui ti fa ricominciare, no? Qualsiasi finale tu raggiungi, lui ti fa ricominciare da capo. E tante volte si ricorda delle scelte che hai fatto e modifica il gioco, quindi in realtà ci sono finali che puoi raggiungere solo dopo alcuni finali, capito? Okay. Guarda, a me il fatto è che appunto il fatto di dire che io sono in controllo e vado contro il gioco non è che mi abbia, però certe cose che ti dice, certi concetti su cui ti mette davanti, che sono concetti
su cui ti mette davanti senza che ci sia bisogno, insomma, di interagire. Pure c'è un finale in particolare in cui praticamente, purtroppo però senza parlare non si può dire niente, c'è un finale in cui diciamo che viene detto, c'è una riflessione sul fatto che quando comunque uno sa già quali sono tutte le sue scelte, è come se comunque non avesse nessuna scelta, dice, mettiamola così. E insomma è bello secondo me sto gioco, perché ti fa fare tutte ste pippe mentali, ti fa riflettere su tante cose. Anche il fatto stesso a me un po' ha fatto riflettere sul fatto che nel gioco c'è questo io narrante, no, che ti dice cosa devi fare, tu puoi scegliere di fare quello che ti dice lui oppure di non farlo. Però uno potrebbe anche vedere il protagonista stesso del gioco come un'entità che è controllata da un'entità esterna, che è il giocatore, che gli dice... Infatti, volevo dire, sì, infatti il gioco è un gioco che parla di giochi, cioè lui è un giocatore che preme i tasti che gli vengono detti sullo schermo, quindi è una metà, una grande allegoria del videogioco, sì, è così. Sì, c'è anche questa cosa che tra l'altro quando premi un tasto sulla tastiera... Nel gioco si sente proprio il rumore che hai premuto un tasto, quasi come a voler dire che alla fine sì, sei in un ambiente in cui dovresti trovarti immerso, però al tempo stesso non sei lì, sei semplicemente una persona davanti a una tastiera, stai battendo dei tasti. E alla fine è quello, perché tra l'altro l'incipit, proprio dico l'incipit, che non è alla fine uno spoiler, è che ci sta questo Stanley, che è un impiegato che praticamente passa la sua vita a premere tasti davanti a una tastiera, preme i tasti che gli vengono detti di premere, e poi da lì partono tutti i paralleli con i videogiochi, ma anche secondo me da un certo punto di vista proprio con la vita intesa in generale, con il libero arbitrio, la libertà di scelta, il controllo che uno ha o che uno non ha. Diciamo che se uno ci si intrippa, poi è il tipico gioco che ti fa, almeno a me mi ha fatto un po' questo effetto, che dopo ti fa venire voglia, che ne so, di cambiare la strada che fai la mattina per andare dove vai di solito la mattina, così per sfizio, perché ti fa rendere conto che comunque un po' c'è questa tendenza proprio nell'essere umano di mettersi su determinati binari, di seguirli, di senza neanche rendersene conto, di trovarsi appunto a fare quello che bene o male gli viene detto di fare, che glielo venga detto in modo esplicito o implicito. Quindi da questo punto di vista secondo me vale molto, però ripeto, io personalmente mi sono visto un finale, due finali, poi mi sono rotto le scatole, mi sono visto il resto su YouTube e non credo di aver perso poi alla fine così tanto rispetto all'esperienza. Hai perso che non hai giocato a un videogioco, quindi non hai esperienziato il gioco come era pensato di essere esperienziato, e probabilmente hai perso molta della potenza emozionale. In realtà questo, Davide, è stato la mia risposta definitiva all'io narrante, di non fare quello che lui aspettava che io facessi. Esatto. Ma poi posso dire una cosa, il bello è che passa dal divertentissimo al mega inquietante tipo in un secondo. Sì, sì. Dei momenti in cui è inquietante, del momento dopo in cui ridi perché succede un'idiozia. È veramente veramente bello, particolare, più che veramente veramente bello e particolare. Ricorda un po', almeno la versione Freeware che ancora ho giocato tempo fa, come scrittura Guida Galattica per l'autostoppisti, no, non come temi, no, ma come tipo di umorismo, sì, almeno. No, proprio no, perché a me Guida Galattica non ha mai fatto ridere. Questo. Vabbè, allora è un problema tuo che sei razzista. Sì. Sono anche un po' omofobo così. Esatto, a caso. Esatto. Scusa, prima hai detto che i ricchioni non sono esseri umani. No, l'hai detto tu, Davide, questa era la tua metafora uscita da te. E niente, non lo so, Fabio, a chi passi la palla? A Simone. Bene, cioè, allora, un attimo, molta calma, facciamo tutto. E io non avevo pensato di non avere troppi extra credit, però qualcosa mi posso difendere. Allora, prima di tutto ho iniziato anch'io a vedere The Newsroom, ho visto la prima puntata in italiano che la stavano dando su Rai 3, e tra l'altro Rai 3 rivalutatela, rispolveratela, perché tra programma di Bollani la domenica e Gazebo, questo The Newsroom report, cioè sta regalando emozioni proprio a destra e a manca, quindi se vi capita sul sito della Rai, scusa Simone, a me Peppe mi ha detto di non vederlo report. Perché non, no?
Non si era, o era col Fatto Quotidiano che aveva detto di non leggere. Vabbè, non comunque so, ce l'aveva con la Gabbanelli. Chiedo perché... a Peppe e poi ti faccio sapere. Allora, si deve leggere solo il blog di Beppe e basta. Cioè, allora, il resto è ovvio. Grazie, questo è ovvio. Beh, oddio, considerate le alternative, avrei, però vabbè. quindi The Newsroom, certo, vedere uno, come dicevo in privato tra di noi, vedere uno che faceva scemo e più scemo nella vasca idromassaggio dicendo in questo hotel ci sono venuto con una cavalla e come ti hai fatto entrare in questa vasca, fare il serioso in The Newsroom, che è Bridge, com'è? No, Jeff Bridge è quello. No, Jeff Daniels, che è bravo, a me piace lui pure. No, è bravo. Era l'unica cosa buona che si salvava The Looper. No, ma è bravo. Così a cazzo, poi. Mi fa sempre molto bene chi... per gli spoiler, grazie. No, dico... Ma non è un film di merda, Looper, cioè che cazzo. No, non mi frega niente. Comunque, insomma, dicevo il... Dicevo che vedere lui in serio, insomma, fa un po' impressione, però poi ci fa l'abitudine. E è una serie TV di quelle alternative, nel senso, non mi è sembrata la classica serie TV americana, perché non c'ha sotto, praticamente non c'ha sottofondi musicali, c'ha una comicità. No, un attimo, cazzo dici, c'è sempre almeno, non so, non mi ricordo se nel primo episodio non ci sono, ma c'è sempre il tema, quello là americano, quando succedono i momenti epici, discorsi, c'è sempre il tema, ti racconto come sta succedendo il momento epico con la musica. Sì, però non c'ha, praticamente non c'ha, le scene sono col silenzio, non ci stanno sottofondi musicali, a parte per evidenziare un determinati... Secondo, Davide, che stai facendo? Che sta facendo? Si sente che proprio stai l'arrotino, stai facendo. Sta okay, sferruzzando. Lo accetto. Fisicamente di questo, fra l'arrotino e l'accetto. Bruno, io penso che si possa fare. Tu che hai aperto il coso. Ah, no, ho fatto io, vedi. Ah, l'hai disattivato proprio. La pace, molto... senti. Si può fare. No, non la sento. La pace. Comunque, cioè, io ho notato l'assenza della musica, cosa che in altri momenti, in altre serie TV, dove c'è sempre comunque lo stacco con l'inizio della canzone, col testo, il riguardante e tutto quanto. Poi, vabbè, Davide deve fare, stasera deve fare un po' il personaggio. Quindi, no, vabbè, non è il personaggio, è che proprio nelle serie di Sorkin, pure in The West Wing, la musica in quei momenti là è proprio una cosa per cui le riconosci. Sì, però sono a sottolineare un momento, non è che tutta appunto come in Breaking Bad ogni stacco in quadratura c'è sta l'inizio della canzone a momenti, no, come... sì. Quindi c'è, ci sono sti conversazioni con sottofondo, c'è lo squillo del telefono e il silenzio anche di qualche secondo tra una risposta e l'altra che in altre serie TV non c'è, questo dicevo. E poi sì, comunque il resto è quello che dice Davide, nel senso la prima puntata ti fomenta proprio bestia, proprio, esci, adesso vado a menare a Bruno Vespa, ti vengono proprio, ti viene proprio, diventi quasi... Con questa frase me l'hai venduta, la sto scaricando in questo secondo. Sì, poi fa un discorso proprio sull'America, che uno dirà tanta merda, e lui mi piace perché poi... le persone così, come succede a lui, come, vabbè, non mi metto io tanto, ma mi ci metto pure io o con chi conosco, persone che conosco, quando sono così consapevoli di quello che stanno facendo, ma che mai non lo dicono, e quando lo dicono la gente si prende a male, mi piacciono perché vuol dire che sei in grado di come posso dire, di dare il giusto peso alle giuste alle cose e riesci a discernere quello che è poi la morale effettiva dall'adattarsi alla situazione, insomma, è un personaggio almeno poi in quella puntata lì che è molto, cioè ti prende molto bene perché insomma una volta che lo spronano molto a venire fuori lui poi viene fuori e in una certa maniera da lì parte, io ho visto tre puntate e parte una partono due linee, la linea mezza comica, diciamo, che però da quello che ho capito per me era un po' tutto e la linea amorosa con queste storie d'amore sì, no, forse sì, un po' come diceva Davide, effettivamente scritte un po' con i piedi o comunque che non rendono, magari sono scritte pure discretamente ma non rendono, vogliono fare la macchietta romantica per la ragazza che vede il telefilm, secondo me però la fanno male almeno fino adesso. E la cosa, ultima nota figa, è che le notizie sono tutte vere,
e sono tutte in cronologicamente, perché poi magari ce n'è un'altra, e cioè è una serie di notizie che dà il telegiornale, perché parlano appunto adesso del giornale, di questa redazione del mondo dell'informazione. Ma quando vengono citate le notizie, tutte le notizie reali e contestualizzate in quel momento. Per esempio, la prima puntata è incentrata sulla perdita enorme che ci fu della piattaforma petrolifera della British Petroleum, della BT, e nel frattempo loro alla fine della messa in onda chiedono qual è stato l'apertura dell'altro telegiornale. Loro dicono: ah, è stato un prototipo di iPhone che si è smarrito in un bar. Che è figo, perché è lo stesso contesto, è lo stesso momento, succedono effettivamente tutte quelle cose. Quindi c'è pure una ricerca storica delle notizie che è molto interessante. E quindi voglio andare avanti perché mi ha incuriosito. Solo che io almeno ho avuto difficoltà in inglese a seguirla, perché sono molto, cioè, parlano molto veloci, un po' anche di imparare un po' di gergo tecnico minimo, però insomma loro hanno un po' di gergo appunto giornalistico tecnico, quindi vabbè, e quindi è comunque consigliata. E poi guarda, se mi posso aggregare, così parlo un po' della seconda che ho visto, la seconda stagione per me diventa ancora migliore. Esce fuori il personaggio di non so se tu sei già, credo che nella prima l'assumono, Sloan, la mezza asiatica. No, non c'è ancora. Che praticamente avrà tipo delle scene, alcune delle scene. Aspetta, la fighetta. L'economista. Lei finirà. La chiamano Victoria's Secret, la chiamano. Esatto. No, lei finirà per avere tipo delle scene che fanno morire a ridere. In realtà la linea comica, tra virgolette, che poi permea tutti gli show di Sorkin. L'ironia, le battute, eccetera, sto parlare un po' così, ma sempre con la frasetta lì che ti fa ridere. Secondo me questa è quella in cui funziona di più. Togliendo Studio 60, dove vabbè, era esagerato questo fatto, perché era i programmi Studio 60 producono uno show comico, quindi normalmente c'era di più, però qua è ben contestualizzata, funziona e fa in alcuni momenti fa davvero davvero ridere. Ci sono soprattutto nella seconda, non tanto nella prima, che è un po' non all'acqua di rose, ma concentrata più sul loro lavoro. Nella seconda ci sono pure dei momenti emozionali forti, nel senso non tragici, però ci sono delle robe pure abbastanza pesanti. La seconda, proprio se c'è una cosa che si può dire, che tratta argomenti più pesanti forse della prima. Il problema è che forse si focalizza troppo su una cosa sola, praticamente dicendoti prima come sta a finire all'inizio della prima stagione, perché tutta è in flashback la seconda stagione, è un po' così così, però si riprende tantissimo sul finale, che sempre le robe saltanti, ci va ad allenare giù la Vespa. Oltre a quello, vabbè, così estemporaneamente, se vi vedete questo e vi piace, vi consiglio anche tanto 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 gli altri due show che ha fatto Sorkin, che sono The West Wing, che sono 100.000 stagioni, io manco l'ho finito, e soprattutto Studio 60 on the Sunset Strip, che è bello bello bello, e l'hanno cancellato dopo una stagione. The West Wing è quello che praticamente camminano e basta, no? Che fanno in questo? Effettivamente sì, insomma, pure qua lui fa ste serie che so camminare e parlare, però le fa tanto bene che non te ne accorgi quando le vedi. Sì, è vero. Comunque continua Simone. E niente, poi vi consiglio, mi è stato consigliato ieri, li ho sentiti in un momento prima, e Stripes, cercate su dove potete, con la Y, sono 16enni inglesi che sono una furia proprio, cioè suonano come dei e fanno questo Britpop, però pesantemente influenzato dal blues fatto veloce, quindi c'è proprio il cantante con gli occhiali tipo Dan Aykroyd dei Blues Brothers, però sotto c'è sto rocchezzo Brit rock, sto indie rock, cioè una roba veramente altro che One Direction. Li ho sentiti al volo e ci stanno già due o tre tracce che sono proprio devastanti, quindi Davide, soprattutto a te, me li segno. È una roba, rimani come uno scemo perché non capisci se è rock, se è blues, se poi parte a un certo punto parte un'armonica a bocca e fanno l'assolo, cioè, è proprio bello bello bello.
ovviamente poi magari le altre canzoni faranno cagare, però insomma queste che ho sentito io al volo così mi sono piaciute parecchio. E forse avevo qualcos'altro, no, ve l'ho detto pure di Rai 3 e tutto quanto, quindi no, passo la palla a chi manca. Mirko? Sì, non so se c'è anche Aurelio. No, io già ho fatto. Mirko e Bruno mancano, diciamo. Sì. E allora io, ma velocemente, perché allora, giocato non ho giocato niente, però ho visto un puttanaio di robe in volo e non, e ne parlo brevissimamente di tutti. Vabbè, Fast and Furious 6 è l'unico Fast and Furious decente che hanno fatto, cioè che finalmente hanno capito che devono fare un film d'azione, ci sono le pistolettate, c'è la bromance a livelli pazzeschi. C'è un certo punto Vin Diesel e The Rock che ero convinto che si tirassero giù le braghe e se lo succhiassero davanti allo schermo, tant'è proprio, cioè, c'è sta carica sessuale tra loro per tutto il film che è una cosa pazzesca. Ma come tra loro? Sì, ma un bel po' proprio. A un certo punto fanno sta lotta, s'abbracciano. No, ma se vedi l'Honest Trailer, che tra l'altro vi consiglio, Screen Junkies su YouTube, fanno gli Honest Trailer, dove fanno vedere i trailer dei film come dovrebbero essere per essere onesti. C'è quello di Fast and Furious 6 che fanno vedere proprio che loro stanno sempre a... C'è The Rock che dice è dipendente dall'olio Johnson perché sta sempre tutto sudato. Sì, è vero, sempre lucidi. E poi fa vedere tutte le scene che si scambiano gli sguardi, i sorrisini, si guardano a 2 centimetri, è bellissimo. E poi ho visto Lone Ranger, che è abbastanza bruttarello come film. Nel senso che si vede che ci hanno speso i gran soldi, però non si capisce se è un film che vuole andare sul comico o rimanere un pochino su un po' più serio. Nelle parti in cui tutto sommato è serio non gli vengono nemmeno malissimissimo, però quando mettono queste 2 o 3 battute proprio da Pirati dei Caraibi è noiosissimo. Poi ho visto The Sleepy Hollow, la serie nuova, che non c'entra niente con il... anch'io questa. L'hai vista? Sì, ho visto le prime 2 puntate, però. Io ho visto solo la prima, ma l'idea sembra Supernatural, però con i nemici con gli M16, cioè dopo che si è visto lì il Cavaliere Senza Testa che raga un fucile a pompa. Ma, ma con la Nigga e il Ras Degan dei poveri? Sì, esatto. È vero. Sì, gli do altre 2 puntate, penso, per decidere poi se continuarlo o meno. Io penso di mollare dopo queste prime 2, sinceramente. Okay. È proprio allucinante. Piuttosto, però non riesco a capire se quelle serie che sconfinando nel trash può diventare involontariamente bella oppure. E ho visto poi The Tomorrow People, che è praticamente Heroes 2.0, però anche qui con una proprio fatta dai modelli da Abercrombie e Fitch, in cui tipo c'è la neve, sono meno 50 gradi, ma c'è sempre qualcuno a torso nudo, proprio unto, che sta lì per far bagnare le ragazzine. E, una storia ridicola anche qui, con questi superpoteri, in cui tutti hanno i superpoteri di tutti i tipi, ma non lo so, ha lasciato piuttosto interdetto. E poi ho visto After Earth, ma confermo quello che aveva detto Davide in un'altra puntata, che è proprio una cosa. Io consiglio a tutti di vederli, perché è orribile, ma c'ha dei momenti assurdi che vanno visti. Ma ci sono dei pezzi, tipo un uccello gigante che rapisce il figlio di Will Smith, lo vuole stuprare, poi lo vuole diventare suo figlio, cioè lo trasforma in un piccolo suo. Ma... Che poi c'è Will Smith che ha un nome strano. Will Smith è il... com'era il tenente Cypher Rage. Cypher Rage, sì. Cypher Phrase. Sì, poi c'è proprio sta morale bella che ti dice, insomma, se per caso tua figlia è morta, dai la colpa a tuo figlio perché a 2 anni non l'ha difesa, cioè. Quella scena bellissima quando sono a tavola, avevo il permesso di andare in camera mia, negato! No, ma è pieno di questi momenti che proprio uno si chiede... Oppure tipo un'arma che c'ha 32, ma questa è l'arma del comandante, ha 32 modi d'attacco diversi. E cos'è? 32 forme diverse, tipo coltellino svizzero. Una volta c'ha la lama, una volta cavatappi.
una cosa abbastanza agghiacciante. Sì, di questo c'è l'Honest Trailer che diceva il film dove Will Smith ci fa vedere la sua vita in famiglia, come che c'è pure la moglie di Will Smith nel film, o no? No, Jada Pinkett Smith. No, la moglie è produttrice. Sì, comunque una... Will Smith è caso c'è di... peggio della Rai, sì, mamma, il nepotismo proprio. Ma sì, ma poi quando vedete come recita proprio il figlio di Will Smith, cioè capite che se fosse stato il figlio di chiunque altro non avrebbe mai girato sto film, perché è una cosa... Cioè tipo il figlio di De Sica, insomma. Ma... E poi l'ultimo proprio che ho visto... Che cazzo è che... ma ne parlavo un attimo fa in chat, è Agent of S.H.I.E.L.D. che ormai è arrivato alla quinta puntata, ma è... la tu noia. Non demordi però, eh? Eh? Non demordi. Ma di solito do 4-5 puntate di tempo prima di decidere se mollare o meno. Però boh, non lo so, spero che qualcuno faccia un podcast anche su questo, almeno tipo The Walking Podcast, che ascolto quello piuttosto che guardare le puntate ormai. Spero che lo facciano anche per tutte queste serie. E niente, chiudo qui. Ma fanno qualche altro buco in qualche altra area? No, adesso ormai sono veramente fossilizzati su ste missioncine alla NCIS, in cui c'è quel tipo un pochino strano, loro devono indagare, però cioè, questo ha messo insieme una squadra di sfigati che deve fare però delle missioni super difficili per chiunque, però non riesco nemmeno a paragonarlo a altro, perché è proprio scritto, girato male, in cui cioè, vogliono far vedere che servono i soldi per fare ste cose, ma poi i soldi non ci sono, quindi è tutto interni, e quei due esterni ci sono tremendi, proprio di cartone. Quando non ci sono i soldi. Ah beh, oppure guardi, se ti vuoi rifare gli occhi, guardi Da Vinci's Demon, che è fatto proprio, hanno preso Assassin's Creed, il primo, e l'hanno messo sullo sfondo, sai la demo quando non gioco un premi start. Mamma mia. E niente, però sconsigliatissimo. Io. Ok. Vado io? Così finisco? Vai. Sì, in realtà cerco di tenermi breve. Volevo consigliare Yamato Video. Esatto, che hanno aperto il canale YouTube dove si possono vedere tutti i loro video gratis, quindi dai, se volete vedervi un po' di anime giapponesi doppiate in italiano gratis, sapendo che comunque supportate pure la Yamato Video, che è quella che li doppia tutto quanto, c'è cioè il canale. Diciamo che se siete froci non è colpa vostra, vanno fatte il canale per voi, dove potete vedere tutti i cartoni giapponesi con i tentacoli. Ciao a tutti i nostri grandi... No, purtroppo quelli con i tentacoli mi sa che non ci sono. Magari apriranno il canale YouPorn, che sarebbe una grande, secondo me, innovazione. Poi volevo parlare brevemente di sempre... Yamato Entertainment sarebbe? Non lo so, io ci ho segnato Yamato Video YouTube, non lo so se è Yamato Entertainment, boh. Poi magari sì, dai, lo cerchiamo. Le serie comprate in HD qua ci sta, allora sarà quello, i canali, sì. Ok. E poi ricordo sempre Media Int per vedere Netflix, Hulu, eccetera, eccetera. No, io lo dico sempre perché comunque, dai, la rivoluzione. Tra l'altro ci sono anche rumor che forse arriverà in Italia. E concludo brevemente dicendo, guardatevi The Office, quello UK, mi sono visto, molto bello. Ed è molto, diciamo, si vede che è fatto in Inghilterra, perché c'è quella sensibilità, quella finezza, quella raffinatezza nelle battute, poi non diciamo che si ha il coraggio comunque di far vedere anche le miserie proprio di tutti i protagonisti, quindi non è una di quelle che bisogna sempre stare a ridere per forza in ogni secondo, anzi, ci sono punti in cui effettivamente cioè, è bello pesante, anche con tira delle belle bordate, però... C'è questa cosa che diciamo ci abbiamo noi europei rispetto agli americani, che ti riesce a far ridere, però al tempo stesso a farti sentire l'amarezza delle situazioni che rappresenta. È breve, non è lunghissima, e ci sono dei bei personaggi, ci sono delle belle storie all'interno, il capo ufficio spettacolare. Ho iniziato a vedere anche quella americana. La prima stagione proprio è stato una prova di stomaco, perché proprio non regge il confronto con quella inglese, però poi andando avanti, sì, perché la prima stagione proprio vuole scimmiottare quella inglese e si vede che non è roba sua, però poi dalla seconda in poi si vede che hanno preso una loro strada e sta migliorando
in maniera abbastanza, però poi vabbè, me la vedo tutta e ci diciamo. Se guardi Being Human, cioè sono riusciti a fare, cioè, rifanno quelle cose che gli americani, ma per, come Sherlock, cioè, perché noi, nessuno gli taglia le mani a questo? Ma purtroppo gli americani c'hanno sta cosa che proprio non conoscono la sottigliezza, devono sempre sparartele in faccia le cose, proprio, hai capito? Ti volevo dire questo, se non l'hai capito te lo faccio rivedere, cioè, proprio, e quindi vabbè. E niente, direi che abbiamo finito anche per stasera. Stasera puntata sprint, cari amici, sono solo... Sprint, sono 3 ore, bro, sprint, tutto, dai che sto sprint. Vabbè, abbiamo iniziato alle 10:30, è l'1, siamo stati, quant'è, 2 ore e mezza? Ci siamo, giusto. Record. Quindi stasera puntata quasi sprint, diciamo che tra una 100 metri e una 1500 siamo sugli 800, però ci arriveremo. E niente, io sono stato Bruno Barbera, come ci sono stati... Sono Bruno Barbera, in teoria su recensore.it, indivolt.it, BrunoBisettano su Twitter, come ci sono stati Simone Cognome, Simone devo dire me. Voglio diventare grande.tumblr.com, sullo shelter, The Network Shelter o The Shelter Network, ormai TheShelterNetwork.com. Dovremmo comprare anche l'altro dominio, così non posso anche sbagliarmi. E voglio diventare grande.tumblr.com, l'ho detto, Ben Malossene su Twitter o Simone Cognome e basta. E il mitico Davide dove ti troviamo? In giro. E anche su Omimimpo. E Omimimpo o Ominimpo su Twitter? Omimi. È Omunculus. Omimimpo su Twitter. E mi dico Rone, Aurelio, dove ti troviamo Aurelio? Ne approfitto solo un secondo per una segnalazione estemporanea. È uscito Plants vs Zombies 2 su Android. Plants. 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 Plants vs Zombies. Sarebbe uno spin-off fighissimo, Friends vs Zombies. E comunque anche Plants vs Zombies non si difende male, discretamente fighetto. C'è questa sta facendo uno dei primissimi livelli ambientato nell'antico Egitto e gli zombie si muovono in modo spettacolare. Ma comunque, è tutto che si vaga o l'ho detto male? Guarda, da quello che so il sistema dovrebbe funzionare abbastanza bene per quanto riguarda i pagamenti in app, non dovrebbe costringerti a farli se ti sbatti un minimo. Okay. Su Android è uscito proprio tipo da mezz'ora, un'oretta, quindi io ci ho iniziato a giocare da 2 minuti, quindi non ne ho idea. Comunque fighetto, mi trovate su TheShelterNetwork.com, sulle pagine bellissime di The Games Machine, su Twitter Aurelio Maglione e basta così. Inoltre c'è stato con noi anche The Big Comic Maker, Mirko Pierfederici, dove ti trovo Mirko? Mi trovate su mirkopierfederici.tumblr.com, mirko-pierfe su Twitter e vabbè su Facebook. Per finire, Dulcis in Fundus, il grandissimo Fabio di Felice. Io di Felice. Troviamo su? Su shelternetwork.com, su panninazzalame.blogspot.com e su Facebook e su Amazon con i romanzi, la ferita bianca e il prodotto. Che vi ricordiamo sempre, dai, su www.freeplaying.it, cliccateli su... tramite Freeplaying. Sì, perché così ci arriveranno i soldi, i big money. The big money. Così potremo finalmente comprarci la, com'è che era Simone, la Augmented Car, la, vabbò. E quindi, che è l'Augmented Car? Non lo so, la macchina intelligente, com'è che si chiamava? Bella donna sfist. Non lo so, ho capito, però no, io preferisco la Tesla. È vero, perché noi siamo dalla parte dell'ambiente. Quindi cari amici, freeplaying.it, mi raccomando, Facebook, YouTube, Twitter, Google+, tutto quanto, fate ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao a quelli che ci hanno seguito, ciao, grazie a tutti, ciao. Dopodiché vi potete anche iscrivere al feed delle puntate ROV, così varremo... Chi è che ha fatto una puntata? È stata una puntata ROV. Chi è stato? Dai. Questa per esempio potrebbe... Sempre supponere sia io. Perché è quello con la qualità audio migliore, quindi era sicuramente tuo. Davide, ti stai mangiando lo yogurt con il formaggio scaduto dentro. Merda, è il Nanzi che non hai vomitato. Minchia ragazzi, è diventato il cinepanettone del podcast.
no. È diventata, a me mi sembra che l'è sempre stato. Sì, ma ancora mi sa che eravamo fermi e rutti e le bestemmie. Mortacci. Ma comunque il primo che la sente è quello che ha fatto, quindi non vorrei di niente, ma Simone l'ha segnalata. Ma, no, io ho detto solo chi che è una puzza, ho detto. Vabbè, comunque, secondo me c'è qualcuno che qua comunque sta facendo un po' lo gnorri, eh? Effettivamente. Mo sento me, mo sento iPad Air. Questa è l'iPad Air. Questa è l'accessione dell'iPad Air.